Buongiorno. Ora parliamo di tutto, regà. Aspetta pure Mirko e parliamo di tutto, che c'è un po' di cose da dire. Eccolo. Buon un attimo, vai qua. Aspetta un attimo. Ciao, Oh, Ami. salve, Maurizio. salve. Bella, bella. No, ma a parte le magliette, Fighters Life, a parte questo. Però hai visto Sparring? Sì, ho visto, ho imparato Regà, tanto, io sto ho avvelenato. buttato uno fino a Adesso ieri. se voi venite ancora a rompere il cazzo su Rughi qua dentro sta live e parla ancora di quell'idiota, quanto è vero, Dio, vi comincia a bannare tutti. Vi comincia a bannare tutti. Allora, non ci parlate più dei Rughi, per favore, accostate al pugilato. Non ci parlate Questo più di questo idiota accostato al pugilato. Mai ieri più. sera, beh, avevamo detto io e noi che poi arrivati a un certo punto, poi la live si spegne, finisce e tu quello che sei, no? E sei un pagliaccio e tanti mi hanno trasformato Allora e oggi, oggi sei allora diventato un vedi, pagliaccio. vi dico delle cose, vi dico delle cose, vi dico innanzitutto, allora ha preso dei colpi duri, duri, è nato 4 volte, 5 volte, 6 volte per terra, a mettere piede, con rischio che si faceva veramente male. Regà, ste cazzate non le fate. Non le fate perché ve fate male veramente, veramente. E spero Dio che Matteo lo faccia proprio uscire dalla sua palestra. Ti dico la verità, Mirko. Sì. Spero che non lo faccia uscire dalla sua palestra. Non si può vedere determinate cose in questo modo. Non si può, regà, non si può. Sto avvelenato. Lui non deve più parlare di pugilato. Con quell'altro cretino di Ervin che ridevano, che scherzavano, che giocavano, mentre quello stava per terra con rischio che rimaneva là per terra. Ma state a scherzare? Ma state a scherzare, regà? Ma che cazzo state a dire? Ma questo per voi è pugilato? Ma io, ma fatevi un esame di coscienza. Ma fate ride, siete dei buffoni, è il primo Ervin, è il primo Ervin. Regà, dopo la prima volta che è andato per terra, dovevano finire quanti? Dopo la seconda volta massimo, dovevano finire. È andato 5 volte per terra con il rischio che piava un cazzotto e rimaneva là per terra. Ma che cazzo state a dire? Senza casco! Senza casco, senza un maestro di bisogni, una cosa, senza, è come se io vado ancora così, uguale, grazie, ancora così vado, è uguale, la stessa cosa, eh. A Pasqua, però per favore non cominciamo a dire parolacce perché sennò te lo butto fuori, te lo dico. Sì, ma capito Pasqua, quello non rischio cominciamo di a dire prendere, parolacce per capito? favore, Capito non. rischio. Cerchiamo di fare un discorso intelligente, per favore. Guanti non omologati. Allora, guanti non omologati. Guanti non omologati. 30 kg di differenza. Min faceva 77, quello faceva 110 kg. Vabbè, ma per 105 kg, a parte quello, a parte quello, a parte quello, senza casco, orecchini, collane, sì, ho visto tutto, orecchini, collane, raga, ma che cazzo state a Sì, dire? ma pensa se dovessi fare sparring contro Yuri, se dovessi fare sparring contro Yuri o Mirko, e vi assicuro che Amin, ok, voi dite sa boxare, rispetto a Rughi sì, ma fa veramente cagare con le combinazioni, eh. A parte quello, sinceramente, a parte le combinazioni, che a me non me ne frega niente di quanto è bravo o quanto non è bravo, quello è l'ultimo dei problemi. Ma è colpa Qua del coglione facciamo, di sì, Erwin, eh. Erwin di merda, è un coglione. stiamo a fare un discorso di sicurezza, stiamo facendo un discorso di importanza, di mostrare il pugilato,
Ecco, siccome loro allora ci hanno attaccato a noi, perché qui, perché lì, perché sopra, perché sotto, e allora piatevi questo e vedete questo schifo, perché questo neanche è paragonabile vicino al pugilato, regà. Perché è un'offesa nei confronti dei pugili, dei maestri, è un'offesa solo paragonare a una cosa del genere. Cioè io mi vergogno. E stai andato per terra 6 volte, 7 volte con il rischio che rimaneva là per terra. Regà, non scherziamo. Non Oh, scherziamo. ma scusami E se poi ti fanno interrompo, i voglio live dire de solo una merda cosa. che vanno a fare i preparatori, i live de merda, Pasqua, che vanno a fare i preparatori, vanno conosce, vanno fa. Ha tirato due cazzotti, Porello. Cioè, ma io dico, regà, ma che cazzo state a dire? Ma che cazzo state a Io fare? Ma voglio non stiamo dire solo arrivati. una cosa, poi non dico niente più. Se Matteo Azzali non lo caccia dalla palestra, sei veramente un pezzo di merda, Matteo. Te lo dico proprio davanti a No, oh, no, tutti. va qua, no, va No, qua, no, va qua, raga, così lo mi deve metti in cacciare, difficoltà. raga, lo deve Sì, cacciare, raga. però così mi Non la metti in prendete a difficoltà. personale, raga, Sì, non la no, ma prendete a anche sul personale, personale. perché Pasqua mi sta insultando No, amico no, mio, un raga, ma fratello. vi E rendete allora, conto però, che mo te quello lo oggi fermi, rischiava di farti Pasqua. male? Sì, però, Albe, ma Pasqua, voi mo non te lo capite fermi. che Ma rischia Pasqua di non c'entra farti niente, male, oh? Matteo, va Pasqua. Ma Matteo non c'entra un Raga, lo cazzo, deve però mo te la... cacciare, lo lo deve deve cacciare. cacciare perché rischia di morirci così, eh. Ma voi non capite che ci rimani secco su quel ring? Ma capito quante botte ha preso, porco di cane, oh? Ma voi non capite che i colpi fanno male, porco Giuda? No, Molti non guarda, sanno, eh. noi lo sapevamo, Ma ma raga, ma l'altro non lo veramente capisce. facciamo? Scusatemi dalla parola che ho detto, ma mi viene da incazzarmi perché la gente come cazzo si fa avvicinare a uno che prende 6 round quelle botte? Raga, si rischia l'ematoma in testa, vai in ospedale lì, ma che cazzo ne sanno questi? Ma hai visto quante botte ha preso da quello? Dai, tu, ma non scherziamo. Oh, ma Porco Pasqua, ma giù. perché te l'hanno regolata quando parte? No, lo deve far uscire dalla palestra, Yuri, ma veramente Ma fate, che cazzo stai a Yuri? dire? Ma tu parla bene però quando parli della gente. Ok, parla bene, ma tu lo faresti entrare in palestra uno così? Ma so cazzi suoi ci fa entrare in palestra. Tu ti parla Ma bene però della come? gente che c'è Parlate stato. del pugilato e poi mi dici so cazzi So vostra. cazzi suoi se lo fa entrare in palestra, non è Ma tua. come Non sta in cazzo palestra De ragionate? Ma Matteo, che c'avete la merda nel non sta in palestra cervello? De Matteo, quindi non ti Pasqua, parla guarda che della sta gente che c'è sbagliato, no, stato. Pasqua. Ma non potete dire così, se parlate Sì, di rispetto e però pugilato dovete Pasqua hai avvicinare rispetto, ma non rispetto ti parla della gente che al c'è sta, però. pugilato. Dovete dire le cose come stanno, E dovete certo, dire. più dille Ma le cose uno giuste che così, c'è sta, però. ma uno così, che esempio può dare uno così? Dopo, ma se ci va in coma lì, no? Ma che succede? Come la prendereste voi? A me, che cazzo, a me magari muore, che cazzo me ne frega a me? Sì, ma ecco, se ci sente qualcuno ci sparla addosso, ma non va bene. Io l'ho detto perché sono incazzato. Questo ha preso 6 round di 3 round, è andato 6 volte giù, raga. Ma Cioè, ha sta cosa rischiato la di puoi farsi sistemare male, con palestra di Yuri. Matteo? Io lo sbatterei fuori a quel coglione panzone dalla palestra. Però Magari Pasqua, dici altre perdonami. cose, no? Però Ma cosa è perdonami Pasqua, successo? che su questo siamo d'accordo, sono stato io il primo a A dirlo a me Matteo, dispiace la gli parola che faccio ho un detto, ho appello, però capito ha detto perché. Però una parola dai, che raga, chi si fa siamo tutti male, d'accordo. porca Mi fate sentire solo miseria, eh. una cosa, mi fate da parola un attimo Abbes e fa parlare un vice campione del mondo. Abbes, diciamo la tua, va. Io non ho detto Allora, niente. ciao ragazzi, buonasera a tutti. Comunque, Ciao, io buonasera. diciamo che non l'ho seguito, ma ho visto qualche video, qualche spezzone, ma qualcosa di imbarazzante. Allora, Pasquale, diciamo, si è sfogato che ha Sì, sono detto dove c'è, incazzato, niente di però è personale, ma incazzato. niente. Ci sa che è incazzato, però Dai, lui che colpa ne ha quello che ha la palestra? Quindi è da accettare anche questo. ok. Raga, quello che fanno è per visualizzazioni, perché si è visto, ha rischiato, aiuto, ha rischiato. Forse ha capito che con il pugilato e con gli sport da combattimento non si scherza, ma poi soprattutto senza caschetto, guantoni che facevano ridere, senza nessuno, ma io quello che mi fa incazzare, veramente mi fa incazzare. È quell'altro che riprendeva, come si chiamava? Erwin, come si... non so nemmeno Quello è come un si chiama. coglione, Era quello appunto merita di contro essere fra... pescato. Era Però voi. fate finire il discorso di Abbes, per favore, non passiamo Capito? sopra. Allora, io dico, hanno capito, ha capito, spero che ha capito realmente
che veramente queste cose fanno male. Capito? Può fare tutto il divulgatore, tutto quello che vuole fare lui. Va bene, parla dietro una telecamera, ma sul ring non ci salire perché ti fai male. Oppure, quando vuoi parlare di pugilato, interagisci con persone che veramente sono di quel mondo, di quella stoffa, quello che sono. Non inventare cagate come Mike Tyson, che non è nessuno, oppure i pugili Ma sono cosa è questi, sono successo? Posso quelli, sono saperlo quelli. almeno? Capito? Quelle sono le cose che mi fanno incazzare a me. Che cosa è successo? Quindi, Da... gente ignorante ce ne sarà sempre, sempre. E quindi lui ha dato prova e dimostrazione, lui ha dato prova e dimostrazione che nel nostro sport, se non sei preparato, ti fai male. Cos'è successo? Ha fatto i guanti con Amin, è nato 10 volte per terra. Ma c'è il video? C'è il video su TikTok, l'ho Il caricato adesso video, io, il ma non c'era totale il del... Ho video. caricato adesso tutto il coso per far capire alla gente che devono farla finita, Quindi devono adesso dovrebbe farla chiudere anche finita di TikTok. rompere i coglioni al pugilato. Ma devi chiudere Devono... TikTok Non allora. abbiamo bisogno di questa gente dentro al pugilato. Cosa gli è Andate a servito fare i questo? video da divulgatori, andate a fare quello che vi pare, ma non prendete per il culo il pugilato, perché Cosa gli è questa è servito una questo? presa per il Bravissimo. culo per il A pugilato. cosa gli è servito Punto. adesso a parlare di pugilato fino adesso e poi fare questa scenata? Dimmi. A cosa è No, ma servito? ragazzi, proprio Comunque, una Pasqua, vergogna, Pasqua, una una cosa ti posso vergogna, dire, guarda, una vergogna. Matteo è la Raga, persona io ho più... sbagliato, sono incazzato, ma non è il modo No, giusto di aspetta, ma tu avvicinare essendo i il mio ragazzi al maestro ti posso pugilato, dire... cazzo, eh. Mi ascolti? Porco Giuda, raga, ma Adesso... veramente facciamo? Ti sto dicendo che... Adesso, non l'hanno fatto nella palestra di Matteo. Matteo non avrebbe mai permesso una cosa del genere. Se un Lo ragazzo, so, ma meno male, no, però io però lo faccio nel cuore, aspetta, perché secondo me, questo è un Ruki, coglione, questo è un Pasqua, mi fai coglione per parlare me. un attimo. Mi fai parlare un attimo. Ruki c'ha 37 anni. Lui è libero di fare quello che vuole. Se sei andato in un'altra palestra e ha fatto questa buffonata, Matteo, stai tranquillo che la persona proprio non sapeva, non gli frega proprio un cazzo. Va Cioè, bene, ma a me Ruki dispiace, è sono scusa. incazzato, Dice solo, sono incazzato a ma... bestia, perché... ma ne, lo sapete, io vivo, ma a me piace parlare di pugilato, ma questo non è il modo giusto per avvicinare un cazzo di ragazzino al pugilato come fa Vabbè, quel non è che panzone ci di voleva lo merda sparring per ciccione, capirlo, oddio questo. Madonna. Non è che ci voleva lo Cioè, sparring per questo... capirlo. Cioè... Per capire, che deve capire più? Immagina se avessi fatto Guarda, sparring posso con... Ma io dirvi neanche lo una volevo cosa? fare Io con intanto Luca. consiglio una cosa, Rughi, ma questa io la consiglio da essere umano. Andate a fare una Dai, bella dai. risonanza cerebrale adesso che ha fatto sta cazzata. Cioè, Immediatamente, immediatamente, raga, io ho visto, cioè, immediatamente. io me ne sono accorto perché visto un comunque a video Ruki della l'ho sua fatto muovere in diretta. palestra e non Aspetta fa un attimo, sta toccarlo. di una cosa, Abbe. Non fa Io ho visto un video toccarlo. della sua diretta che lui c'aveva un ematoma qua. Qua. Io mi andrei a fare una bella risonanza magnetica, una Io bella tappa. ridi, Ma non ha mai preso colpi, Abbe, bastardo. non ne ha Perché mai non si presi. Io l'ho scherza, raga. sfiorato. Io l'avevo sfiorato giocando e mica, me ne sono Pezzo di accorto. merda, Non è, come non, ride, guarda, non, è, non, non, non bastardo. sa come funziona, capito? Cioè, lui pensava Lo che fosse so, tutto però facile. ve lo dice uno che sul ring c'ha avuto un ematoma cerebrale subaracnoideo. Quindi so che vuol dire. Quindi so che vuol dire. Adesso, Di a testa lui. parte il fatto che non c'era un medico, se succedeva per qualsiasi cosa, ragazzi, qualsiasi cosa succedeva oggi, lo sapevate che domani mattina che scrivevano sui giornali? Pugili. Pugili fanno sparring e magari Eh succede sì, qualcosa è sul ring. E normale, no? cazzo È c'entrano con normale. il pugilato? Io me Oh, ne e poi avveleno per anche quel questo. coglione di Erwin va a parlare di pugilato e poi fa queste Ecco, buffonate. ecco. E adesso va a cercare i follower, va a cercare cose finte, testa di cazzo. Vai a cercare queste cose qua. Adesso, immediatamente, vai Erwin è all'ospedale proprio o un fatevi fallito, è un la testa se soggetto c'hai proprio per adesso. problematiche di qualsiasi Soggetto. tipo. Soggetto. Perché le cose in testa, i colpi in testa creano purtroppo delle cose che si vedono non subito, ma con un lasso di tempo abbastanza lungo. Quindi, vatti a fare subito una visita, una risonanza cerebrale, qualsiasi cosa immediatamente, idiota che non Ma sei io dico, non altro. sei allenato, non hai mai portato un colpo, non hai mai fatto uno sparring in vita tua e vai a fare queste buffonate, ma cosa ti servono? Io non capisco neanche a che cazzo gli serve, cioè è una cosa, cioè,
No, non ha senso. Cioè, si vuole male questo ragazzino. Comunque io al posto di Amin l'avrei pestato di Si più, vuole sono sincero. male, si vuole male sia parlando, perché poi si fa prendere magari in giro da gente che ne capisce, in più anche da queste buffonate. Per E meno me male, meritava di anzi, essere pestato meno di male ha più, trovato Amin. Io dico una cosa, Ma meno male ha mo, trovato sali, questo Sandro, ragazzino, sali, sali. Per me meritava di essere pestato di ma più, meno male ha Renata. trovato 30, questo quasi 30 kg di differenza, ragazzino. Meno Abez. male. 30 kg, quasi. Ma squadra. 1,70 kg, 1,105. Quando ci ho fatto io, quando ci ho giocato io, che ho fatto gli guanti da Matteo e poi è voluto salire lui per fare due round, cioè io l'ho sfiorato, ma sembrava che stessi prendendo colpi cioè veramente sfiorato, cioè, quindi capisci cosa gli fai Ma quindi scusate, mo deve lanciare la TikTok allora. Eh? Sì, domani lo fa. Domani lo fa. Quello vive per TikTok, frate. Vivono, quelli sono nati, non glielo togli neanche per 2 milioni di euro TikTok. Posso dire una cosa? Oh, a me è grande Fabrizio, mica l'ho visto. Buonasera, ciao ragazzi, buon Ciao, Buccia. pomeriggio. Balla la tigre. Vi posso dire una cosa? A me non conosce nessuno, ma a lui conoscono tutti perché io do a sappe per l'aria. Oh, ma 10 volte, 10 volte è nato per terra. Ma Regà, magari lui 10 volte su 10 pure ha preso 4 cazzotti qui sulla tempia. Su 10 volte, 10 cazzotti li ha presi tutti qui. sì, ma perché Erwin parlava male alla ragazza? Questa cosa voglio capirla. Cos'è che No, non lo bullizzava la so ragazza? perché parlava male, perché non parlava male, che quell'altro che ripiava e rideva. Ma che cazzo c'è da ridere, raga? Ma che c'è da E questa è la ridere? gente che seguono Quindi loro per il pugilato, mi capisci? sa che lui ha saltato la pagina come se fa lo spari. E questo parlano pure di pugilato, parlano poi. Fabri, ti ricordi quando mi facevi leggere sempre da pagina 1 a pagina 10? Ecco, lasciate stare i libri. Capito? Ah, Dai l'attore, Abet, mi ma sono tu il 10 libro libri. l'ha comprato per imparare il pugilato? Allora, raga, ma la cosa bella è che Delle sì, i spacche, eh? libri sì, li puoi pure leggere, ma se non lo fai, se non lo vivi questo sport, ma che puoi leggere tutti i libri che vuoi, capito? Adesso, 2023, i personaggi assoluti fanno fare equazione. Mo mi vado a vedere il Regà, video. su Fighters Life ho messo l'interi sparring qua sopra, stanno qua sopra, Mo quindi vado a vederlo. se possono vedere, Ragazzi, se può vedere tutto. comunque, io ripeto, soprattutto ai ragazzi che sono in chat, ai ragazzini, fate il pugilato nelle palestre FP, non seguite persone che non sono competenti e che vivono di visualizzazioni. Vedete, chi fa veramente pugilato, potete andare a vedere sempre Pugilino, quello di Yuri, quello di Simone, quello di Mirko. Chi fa veramente pugilato ha poche visualizzazioni, pochi follower. Perché? Perché la gente segue chi si fa pubblicità, chi dice che Tyson non era nessuno, chi è questo, chi è quel. Ragazzi, seguite veramente chi è del mestiere. E soprattutto chi vuole fare pugilato, andate nelle palestre FPI, No, tecnici Montanori. FPI, e non nelle palestre che non ci sta nemmeno un tecnico, non ci sta nemmeno un medico, non c'è nessuno. Quindi preservate la vostra salute in primis. E con questo, ragazzi, io vi saluto perché devo andare. Grande E Abest, allora, vabbè, ci becchiamo grazie. la prossima volta. Oh, Ciao, un'altra Renata. cosa, però aggiungere una cosa, Ciao, Abest, Beth. prima che vai via, potete seguire pure quelli che fanno online i corsi perché diventate bravi pure così. Bella Ciao Abest. raga. Bella Beth. Riga, Allora, c'era, ho visto Claudio che c'era, voglio far salire Claudio. a Parì, qua c'è una dimostrazione della persona, è uno che ha fatto la storia del Ma Roma, Antonio Luca, diccela. è rimasto con una grande umiltà perché è un campione vero. Claudio, ti ho mandato l'invito, sali un po' un attimo pure te. Peggio. No, volevo sentire l'opinione degli Yanku, così Non capivo è che non è abituato a un attimino. prendere colpi, Pio, non ne ha mai presi, non ha mai fatto niente. Cioè. Regà, non ha, ma no, io dico, ma voi Porca come fate a puttana darti? maledetta, cazzo.
Come fate a dare credibilità a una persona così? Ma chi ha fatto il video poi? C'era quell'altro Ervin che stava di piaga, che rideva quando andava per terra, ridevano, scherzavano. Senza un medico, se... chi quanti, uno c'aveva i guanti in un modo, uno c'aveva in un altro, non si sa, Io secondo spero che la te. federazione li tolga proprio da mezzo, perché veramente è una cosa bruttissima questa. Veramente orribile. Non c'è un arbitro, un maestro, c'era uno che stava lì e hanno detto tu fa l'arbitro. Cioè, ma stiamo a scherzare, raga? Ma stiamo a scherzare. Raga, non imitateli, non imitateli in nessun modo, non imitateli. Claudio, Eccolo. vai. Affanculo. Dove? Po, Lo po, 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 po. Hai visto pure te lo scempio? No, io l'ho detto che c'ho davanti, c'ho tempo per le Io non l'ho cazzate. visto, io non ho visto niente ancora. Nemmeno io, È andato nemmeno 10 io. volte per terra. Chi è che è andato? A me? No, l'altro. Rughi. Grazie al cazzo. Ma mo si ma io ti dico, pensa che con uno di meno 30 kg, che neanche un pugile. Vabbè, però aspetta, frate, aspetta, stavo parlando comunque di un atleta professionista, non è un pugile, ma sa dire Appunto, cazzate. ho capito, però pensa se gli capita uno che veramente faceva questa buffonata con un pugile serio e che Da accettava questa 130 kg. cosa. Cazzo Ma fa, cioè, fratello? 65 adesso. Vabbè, a me quanto pesa? 70, 77 forse. Vabbè, super giù, come se fa uno sparring, io e te, con tutto il rispetto, però comunque è depucinato te parlo, eh. E metti 5 volte per te, a 3 mesi. Vabbè, ma che vi aspettavate, raga? No, noi No, niente, Gla, no, noi lo no, sapevamo io, allora, che Gla, io non mi aspetto niente da nessuno, però non lo sapevamo. Io mi sai che se aspettavo succedeva qualcosa su di non ring, vederlo, non lo vorrei domani vedere neanche dopo. mattina, se succedeva qualcosa su ring, domani mattina, la merda, lo sai da arrivava? Bravo. Lo sai a chi arrivava tutta sta merda? Se pensi che arrivava una Rughi o arrivava a tutti i pugili e pugilato perché si è fatto su ring? A chi arrivava la merda? Ma no, raga, comunque No. sta cosa è come l'MMA, come quello che è successo qua, no, a Colleferro. L'MMA è lo sport dei criminali. Chi lo diceva, però? Quattro vecchiette al No, bar. dicevano tutti i maggiori giornali d'Italia, Claudio. Sì, all'inizio, All'inizio, poi però si sono schierati tu, non per forza, cioè non è, mo, parliamoci chiaro, non è colpa del pugilato che quelli sono due deficienti, cioè, No, mo, no, io non ne è. dico uno dei deficienti perché quell'altra alla fine è un fighter. Fa il cazzo, gli ha rotto i coglioni per 2 mesi, un mese e mezzo. Talogo su, te meno, te rompo, tutto quanto. E poi hai fatto una figura di merda. No, ma non è da puntare il dito verso, cioè io l'ho detto dall'inizio, ho fatto pure un video prima che ho detto alla fine da una parte sta cosa è buona perché se lo facevano dall'inizio che se giocavano il profilo chi perdeva toglieva il profilo, adesso c'eravamo meno merda su Ah, TikTok. io sono d'accordo. Io Quindi sono d'accordo. Non considereranno mai il profilo davanti. no, vabbè, è per dire, no, perché loro così hanno detto. Che chi perdeva cancellava il profilo. Se succedeva adesso c'è stava meno merda su TikTok, sicuramente. Ma perché io non so sta cosa che si perdeva tra Rughi e Mine se cancellavano il profilo. Tipo una cosa del genere hanno detto, sì. No, 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 era così, non è una cosa del genere. vabbè, ma Hanno detto stavolta che era chi perdeva così. chiudeva il profilo. Erwin ridava pure. Questa Sì. volta Però non l'hanno no. chiuso, Guarda, comunque. raga, parliamo le cose Sono serie. giusti, Sono hanno a palestra passato perché c'è gli ordini. stata la televisione che mi vuole ripiare. Mi vuole ripiare mentre fai? Non lo so, mi vuole intervistare comunque, perché... Mentre fai così. Ma chi Ho capito, chiude? ma Ma dico chi che non so che chiude? televisione Aiuri! è, però appena andrà in onda, te lo dico. Aiuri, ma rimani sempre nessuno visto che sei andato a fare sparring con Rookie? Bravo, io so nessuno, sempre stato, guarda. Senti Antonio, però è stato coraggioso. Certo. Si tratta di coraggiosi, si tratta di essere coglioni, secondo me. Cioè, ragazzi, cioè, non si tratta di coraggio, si tratta di coglionaggine, secondo me. Però per carità, ognuno ha la visione della vita sua, eh. Regà, posso... Bella vieni qua, vieni qua, guarda chi ci sta, sorpresona, sorpresona. Levi il casco, vieni qui. Vieni qui. Saluta, vieni. Ciao, ti vedono, saluta. Levi il casco. Anna fa la rapina col casco. Ecco, guarda, saluto Alberto, tutti, fermi tutti ragazzi, vai.
Ciao Alberto. Ciao. Cosa vedi, capito? Sì. Chi t'ha fatti? Tua madre. Mo tra poco non cassa a casa, non posso. Ma io vedo che è fucilato, buceva. Che ne sa? E mo praticamente adesso io sono arrivato a pagina 154 dove dice come bollire il paradenti. Pure io. No, sì, allora sta indietro, io il paradenti ce l'ho fatto. Ah, sei passato avanti. Io sono qua, io sono ad allacciare le scarpe ancora. Io è facile. Sono più veloce a leggere io perché andavo a scuola, capito? Spider's Life, il video sta qua, l'ho messo per intero tutto quanto sul canale, così potete vedere con gli occhi vostri. Allora, facciamo un ematoma Rughi che fa paura sulla fronte. Io spero che almeno gli è stato de lezione questo. No, no, perché lo volevi fare adesso. Con 10, eh? Così almeno la prossima volta prima di parlare pugilato. Con i 10 hanno fatto sparring, eh? Ma mi sa uno. Ma io voglio sapere mo che dici. No, lo sai, te lo dico io che dice. Ieri ho fatto la live, mi sono allenato di notte, mi sono riposato. L'ho voluto. Ma quante sono allora, fatti i guanti con Stana, sono andato a fare le botte. Con Simone, vabbè, ma come dico. Con tutti, solo botte ha preso. Oh, regà, tre riprese in attesa di un cazzotto. Fratello, io richiedo la stessa cosa che ho richiesto prima. Ma che cazzo vi aspettavate? No, aspetta, noi ci aspettavamo un cazzo e lo sapevamo. Ma noi ci abbiamo avuto la conferma, anzi abbiamo dato la conferma che le nostre parole, quando le diciamo e quando le insultiamo, ci hanno forse un fondamento. Ma io ho sempre detto, se voi sentite tutti i video, se ci avete registrazioni delle dirette e tutto, ho sempre detto che loro sono buoni, cioè loro, Rookie, è bravo a chiacchierare, perché a me è un atleta professionista. Rookie è bravo a chiacchierare e a spingere su sta cosa del pugilato. Pure quell'altro è buono a chiacchierare. Però chi è? È pure buono a fare. Pure quell'altro, chi è buono a fare? Quell'altro. No, a me no. Ah no, io sta mina non lo conosco. Però sa che Erwin è l'amico tuo, no? Sì, vabbè, quello c'ha 13 match da de cose. Vabbè, pure quello è capace a chiacchierare perché lui stava a ripiarughi con l'altro. Sì, ok, però quello c'ha 13 match di Muay Thai, si è fatto lo Yokao, si è girato un po'. Però c'ha un sacco di match di kickboxing, non so che cazzo c'ha. Ma si ha fatti quanti con Box Live, ha preso un cazzotto, stava là per te, dai, ma che ha fatto, raga? Dammo a Cesare quello che è di Cesare. Dai, ma che, perché mo per davvero Erwin è qualcuno che è buono a fare pugilato. Sicuramente non è un atleta professionista, però se tu devi farci sparring, fidati che te diverti, c'è sta lo sparring che ha fatto in palestra da me, quello io che forse 30 portato. Secondi lo faccio durare, Erwin. Bravo. E ti vuoi male. Nega ha detto, lo stronzo del villaggio è arrivato, lo fa durare 30 secondi Erwin. Ha detto che comunque uno che si allena lo fa pugilato per farlo. Lui lo fa a livello amatoriale, lo fa, si allena per allenarsi, ma non per andare a fare i match. Cioè, stiamo parlando comunque di due persone diverse, capisci? Come se dici, vabbè, Cla, vieni in palestra da me, te faccio durare 30 secondi. Grazie al cazzo, te dico io, vieni qua, in palestra da me, no, come dai. Quanto duri? 30 secondi pure te, perché i primi due calci... È normale quello. Capisci? Sono due. Non è il discorso tu sei professionista. Io sto parlando quelli là, quelli che parlano. E secondo me Erwin parla. Ma Erwin parla perché è il lavoro suo, fa lo youtuber, deve parlare pure il Cicalone. Vabbè, parla. Ma poi Claudio è amico loro, è inutile che comunque. Cioè, è normale che comunque. Vabbè, però qua a me non è niente se amico loro, io sto di verità. Vabbè, ma pure, proprio un cazzo, né di Erwin, né di quello, né di... Ma pensi male se tu mi dici, se tu mi parli di Rookie e di Erwin, per me è la stessa persona. No. Ma poi di Erwin è meglio di Rookie. Senti, io con Rookie non ci ho fatto sparring. No, ma uno c'ha i capelli ossigenati, l'altro no, sono diversi. Io. Non siamo come Roberto Carlino, non dimo cazzate, ma so in realtà. Vedi Materasso, mi Rughi, che Rughi? Dov'è? Al McDonald's. Allora, vai a piedi, come fai?
No, grande Albertino. Vabbè, ma noi siamo bulli, questo è vero, siamo bulli, invece l'altro sono hanno i sani principi. Ecco, ecco il bullismo nostro. Ciao. Albertino. Saluta. È nato un privato. È bloccato. Chi è? Yuri. Albertino. Chi è? Yuri. Ciao Alberto. Ciao Yuri. Oggi sei a casa. No, io sto andando in palestra oggi, tu dove stai? Benissimo. Dio, ma il tuo ciuffo? Ma il tuo ciuffo? Eccolo. E il tuo? Eccolo. Eccolo. Chi t'ha fatto l'urio? No, il parrucchiere. Porco due, raga, che figura di merda. Ah, Dall'Eri, non stai con me? Ma sì, sto con te. Ha capito? No, perché noi siamo bulli, però, Fammi fusa. Fammele. Miau. Bravo. Ma io vorrei andare a vedere sto cazzo dei pure io. Ma sta a vedere, guarda, classa, su, guarda, ho messo perché proprio per far vedere... Giovanni, ciao. Quindi ce l'hai te sul profilo qua? Sì, c'è sta tutto quanto. Adesso vado pure io a vederlo. Sì, andate a vedere, fatevi due risate perché è proprio da farsi due risate, regà. 35. Aspetta, vado a vederlo e rientro, aspetta. Sì, va a vomitare e poi rientri. Ma lo sai mettete l'accesso a vederlo. Lo sai che ti dico? Che a me manco me frega un cazzo di vederlo. Devo pure perdere. No, guarda, io l'ho visto, no perché mi fregava un cazzo di vederlo. Semplicemente per vedere quello che facevano e come lo facevano. Allora, là, tu sei meglio di me. Mettete il caschetto. Allora, parliamo seriamente. Escimo da tutte le situazioni. Mettete il caschetto. Mettete... usa guanti antishock, passa lì su qualcuno che è pronto a fermarti, perché se succede qualcosa, là, tu sai meglio di me che qua sopra ci stanno tanti ragazzini, e fagli vedere una cosa del genere. Mo siamo obiettivi a prescindere da tutto, però i ragazzini vedono queste cose e pensano che sia normale farlo. Non è così, e dobbiamo lanciare un messaggio importante, là. I ragazzini però... non devono imitare sti deficienti. I ragazzini, come ho sempre detto, noi siamo quelli più grandi che dovrebbero aiutare i ragazzini e dovrebbero dare buon esempio ai ragazzini. Oh, Rughi è più grosso di me, eh? Rughi potrebbe essere pure mio padre, se per questo. Appunto, adesso di. E andava bene la prima scopata, sempre se è fatta a 20 anni. Era mio padre. E dico comunque il fatto di fare tutte queste pagliacciate su TikTok, io penso innanzitutto che i ragazzini sui social così spinti non ci devono stare, devono essere controllati dai genitori, uno, e due, penso che tutta sta pagliacciata degli sparring e tutto è stata sempre io l'ho vista sempre male dall'epoca che la faceva Stana prima quando faceva Cicalone con l'altri, io non li seguivo tutta sta pagliacciata dello sparring. Però Stana ha capito, ma non ci ha capito un cazzo. Perché ha capito? Perché ha stretto un attimo il culo che poteva succedere qualcosa con l'FP, non poteva più combattere per quello. No, secondo me ha capito invece. Io dico, se tu devi fare sparring con qualcuno, se devi andare a combattere con un match ufficiale, no, preparati, te fai 3 mesi di preparazione, vai in categoria con lui e ci combatti, no, che fammo lo sparring, io vengo da te, fammo lo sparring perché mi stai sul cazzo, no, io se mi certo, stai sul cazzo vengo sotto casa. Però l'unica cosa che mi rode del culo forte. Claudio, parole sante. Lo senti che ti dice Albertino? Non l'ho sentito. Ripeti per favore. Sante. Parole sante, detto parole sante. Scusa, mi sarà bloccato. Grandissimo. Se posso dire una cosa? Cosa che mi rode il culo a me, questi quattro ritardati, è che il problema è che parlano sempre di pugilato e siccome lo sport è mio, passa per sbagliato il pugilato e quindi mi rode il culo. Quindi facessero, che ne so, tu che fai, MMA, no? Che fai? Sì, ho combattuto pure di MMA. Quindi parlassero di MMA, no? Così andassero a cagare cazzo sullo sport MMA, vedi che te rode il culo quanto a me, capito?
Ma io però qua verità, si parla solo sempre e solo di pugilato. Io ti dico la verità, io a me se vengono a parlare della palestra dove io mi allenavo 3 anni fa, quando io stavo a allenarmi là dentro, e dicevano l'italiana fitness sulla Tiburtina a Parco Colbe è una merda perché puzza, perché che cazzo ne so, non c'ha nate, perché ci stanno tutti atleti di merda e tutto quanto, io da una parte me ne sbattevo il cazzo, perché i match miei l'avrei fatti lo stesso, l'allenamento mio l'avrei fatto lo stesso, quindi io sono uno un po' che lascia passare, ma so caratteri, io certo, so caratteri, bravo. Io sono uno che lascia passare, non me ne frega niente, finché tu non vieni a puntare il dito su di me, mi metti all'angolo e mi dici comunque te sei un pezzo di merda, perché te sei un... E allora là dico, come cazzo te permetti? E a me domani mattina che ragazzino... Perdonatemi, Yuri, perché qua c'è un commento bellissimo. Comunque pure voi vi atteggiate, ma fondamentalmente nessuno di voi è nessuno. Scusate, nel vostro sport mi sbaglio. Chi ha detto che niente? Quindi, Yuri, campione italiano in carica, non sei nessuno, Bucetto... Tutte le cinture, a finale l'Europeo con Bundo e tutto quanto, non sei nessuno manco te. Ma io non voglio... E Mirko, no, come vittorie, come cose conquistate. Per me, per Mirko, pluricampione italiano dilettante e tutto quanto, quindi voi non siete nessuno, perché il fenomeno qua ha detto che non siete nessuno. Ma io, vabbè, lascia stare, io... Detto questo, io parlo sempre dello sport in generale. Parliamo di sport. Uno però può aver vinto e non può aver vinto niente. Io ti dico, io non so nessuno, sono campione italiano, ma non so nessuno, non mi interessa niente. Io amo questo sport, quindi chi parla male di questo sport, a me me lo del culo. Basta, io dico sempre solo questo. Poi lascia stare che non so nessuno, me ne frega un cazzo. Amina ha sfidato Iancu. Che cosa? Adesso Amin ha sfidato Iancu. Lascia sta. Però quello che ti dico io, Amin ha sfidato Iancu. Scusa se parlo così a Claudio, però non è per te. Andasse a fanculo a fare MMA 9 di pugilato, capito? No, ma penso che l'abbia sfidato nel K1 a sto punto, non nel pugilato. Oh, bravissimo. Raga, quanto me danno vanno a combattere? Che cazzo ne so. Posso fare una domanda un po'... Io non l'ho finito di guardare perché mi ha traumatizzato. Cosa? Non ho finito di guardarlo perché mi ha traumatizzato questa porcheria. Non ho senza capito caschetto, la domanda. Cioè, guanti di merda, collane, di tutto visto. No, la domanda che mi nasce spontanea adesso, ma Amin gli ha dato 6.000 euro a Rookie per fare lo sparring? Ma che cazzo? Perché... sa chi lo faccio pure io lo sparring con Rookie però. Amin ha sfidato Iancu anni fa e non ha accettato. Ma chi cazzo lo conosceva Amin anni fa? Ma di chi so? Ce l'ha lui nella pagina. Poi Iancu fa un altro peso. Ma poi al di fuori di questo, ma secondo te io prendo mor treno, prendo la macchina, me ne vado sopra a Bergamo per fare sparring, per fare un video su TikTok? Ma faccio a me se me l'hanno se sa chi vado a favore io. Ma se ti Alberto, hai fatto sto fenomeno? Chi è il fenomeno? Campioni di che ha detto, no? Dice, ma quanto piace a me? Ma che c'è stato su Wikipedia? Ti spieghi? No, invece te, facci capire te quello che sei, chi sei, chi non sei, visto che stai col profilo falso. Comunque, tra 3 minuti siamo andati in televisione, comunque. Io sono il più forte. Non so nessuno. Bravo. Tu sei più forte, Daniele. Io sto con lui. E io, vabbè, a me ha sempre detto che sono io, però, vabbè. Mirko, no. Tu, non lo dico. Oh, non lo dico. Lo sai dove porta, allora? No, stai con me, dove porta... Raga, ve lascio, fate entrare Kevin, ve lascio un secondo solo, vado a fare sta cosa. Quando entra Kevin, sì, dai questa barba, falla finire quella barba, falla finita. Quando entra, aspetta, falla entrare. Sì. Sei l'unico che ha battuto Nuzzi, è il mio compleanno, compaesano, ci ho letto compleanno. Prego, ciao. Vea, fa dai. Oh, bello Kevin. Dai questa barba. Ma devo tagliare, c'hai ragione.
Mo come mi vengo a trovare, ma taglio lì davanti a voi. Sì. Posso dire una cosa? Volevo cogliere l'occasione al volo, no? Visto che c'è anche Albertino. Pure Alberto penso sia favorevole. A parte la maglietta, no, a parte le magliette, cavoleso. Però volevo cogliere l'occasione di fare la poesia in diretta. Ja, famo di... È normale. Ja, faccio dire, Alberto, poi... E certo. Ma quella nostra? E certo. Vai, pronto? Sì. Viva. Vita, la? La fica del culo. No, viva la? La. Sì. La fica? Bu? Del culo, il ficchio del treno, sette la rompo, non te la pago, ma te la cucio col filo e col lago. È una molla, bravo. E tra l'altro, ha saputo in inglese. In inglese. E poi ti dirò: ma che c'è da fare stasera che esci con me? Andiamo a testaccio insieme. Sì, allora, è ancora una sentita in inglese. Cademo in inglese? Sì. Viva la Fike. Viva la Fike. L'arco baline. L'arco baline. Bucio del cool. Bucio del cool. Il fisco del train. Il fisco del train. È forte, grazie. Grande Albertino. No, ma stavo a 260, niente. Matela. Cuc, col fil e con like. Con like. Kevin ha visto Sparring? Sì. Ma che di chi? Oh, Alberto. Ah. Come no? Di che? No, di verità no. Ma se andiamo allenare? Sì. O rimani qua? No, no, prima. Eh? Qua. No. Quale fa? Vedi, sta diventando sociale pure Albertino. Ma rimani qua o vuoi andare a allenare? Andate a allenare. Ah, vuoi andare a... Boh, cancello tutto dal profilo mio, io lo regalo a lui. Ahi. Cioè, sto ahi, è numero uno. Io lo regalo a lui, così c'è, gioca lui col profilo mio. Però deve dire queste poesie. Deve... Oh, il miglior commento è stato, ma come è fatta a deridere una persona speciale? Deridere, se sapesse cosa fa Buccetto per lui. Che ha detto? Che è successo? Ma come è fatta a deridere una persona speciale? Ma perché parlano se non capiscono un cazzo? Minchia, mi dà fastidio questa cosa. Informatevi prima di parlare, per favore. Mamma mia, e tocca accettare pure questo, ma se la gente non lo sa. Sapessero cosa fai, Bucelli in palestra, per loro si spaventano. Avete mangiato oggi, eh? La differenza è che nessuno vede nessuno diverso. Nessuno vede nessuno diverso, questa è la differenza. Bravo, bravo, Simone. Infatti, c'è zero diversità. E tu che vedi qualcuno di diverso? Qua io vedo stesse persone. L'unico diverso è sto ritardato che sta scrivendo i commenti. L'unico diverso bravo, è sto coglione che bravo. Sta scrivendo. L'unico che c'ha problema è quello che sta scrivendo i commenti, che è un ritardato. Nel vero senso della parola. Cioè. Per carità. Grazie Luca, grazie. Tra un po', andiamo a cetto. Grande. È la furbia che ti è venuto a cercare. Ah! Tutto fumo fa la pipa. Prego. Regà, comunque io dico che è stato uno scempio, poi ditemi quello che vi pare, adesso studiate bene i libri, fate come cazzo vi pare. Però vabbè, la lancia a suo favore la devo spezzare, il fatto che non si corre, non si fa corda, no, è spezzato, c'ha ragione. Infatti da oggi non vado più a correre manco io, stamattina mi sono fatto 5 km come un coglione. Ma com'è, Claudio, sei... comincia a fare figure di merda, ragazzi. Posso dire una cosa? Che figura di merda voglio fare? Voglio io lo lascio perché vado a aderire questi qua che sto arrivando io, aspettami. Io vado perché vado a aderire con i ragazzi che c'ho in palestra. Va bene, ma aspettami che sto arrivato regolare. Bella Bu, bella. Ciao Bucè. Oggi mi sono mangiato il mondo. Oggi a parte tutto, ci sono rimasto male pure De Pasquale come ha parlato De Matteo. Pure in un momento non mi è piaciuto proprio pure sta cosa. Pasquale degli Paoli. Che ha detto? Ha apostrofato Matteo in un modo che non mi è piaciuto. No, aspetta, per me è stato. Ha detto comunque se muovo a te non lo caccia la palestra. Io vado un attimo a caricarmi il telefono che è scarico, ci vediamo dopo. Bella Simone. Ciao.
E tanto che se non guardiamo la caccia alla palestra è l'assistente. Però io penso che la gente si dovrebbe più fare gli affari propri e dovrebbe pensare più al giardino proprio, invece di sta criticare i giardini degli altri, di cagare dentro ai giardini degli altri, perché poi quando prendono due pizze in bocca educative si lamentano, dice perché l'ho prese, ecco perché l'ha presa, perché non te fa mai i cazzi tua. Ma in generale, in generale sì, no, 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 in generale, però te torno a ripetere, a me non mi è piaciuto, anzi io ho detto subito perché a me non mi piace. Poi quando si parla di persone che non ci stanno, mi fa ancora più incazzare. Ancora peggio, infatti. Perché Claudio ti dice a Matteo? No, ragazzi. Sì. A Claudio, Claudio. Vai, vai. Perché me vade fallo? Perché me vade fallo? No, una domanda te voglio fare. Te voglio fare una domanda. La posso fare, Cla? Sì, dimmi. Che ne pensi di Mattia Faraoni? Mazza, ne ha chiesto nessuno. Oh. A che? Ammazza. Oh, ma te secondo me ha sbagliato... Secondo me tu hai sbagliato veramente, tu non dovevi far pugio, tu dovevi far giornalista, cioè se tu hai allora, un nell'indole. Allora, guarda, cazzo, no. Ti ho messo un po', sei autopausato. Comunque, vatta a vedere lo sparring. Magari l'ho visto, ma non sapevo che erano loro, magari che era lui, quello magari. Oggi hanno fatto ha visto, dai, sta fermato. No, però a parte i scherzi, okay. Io fossi lui, dopo tutti quei cazzotti in testa che ha preso, io una bella tacca ma andrei a fare. Ma oltre, mo non voglio parlare del seppersi, però come ho letto qualcuno che ha scritto, il caschetto, e un po' di cose, insomma, proprio anti... O facevo io la federazione, mi bannava 6 mesi. Poi senza scarpe, capite? Non ho capito. Amin senza scarpe pure. Secondo te l'ematoma di Rughi era per i guanti che strisciano i pugni? Guarda, ti dico la verità, user, io non lo so e manco me ne frega niente. Il discorso è che dopo aver preso tutti quei colpi, allora in palestra quando prendi un colpo pesante e vai per terra, il maestro, e questo siete testimoni tu, Kevin e Mirko, il maestro, se hai preso il colpo pesante durante i guanti, ti ferma. Ti ferma, ti fa scendere, basta, il primo colpo pesante che prendi, il maestro ti ferma. Ah, perché non ti stai giocando niente? Non è che è un match che ti può cambiare la vita, o ti può dare punteggi o cose del genere. Quindi stai in palestra e stai allenando, ma a parte questo, un primo colpo ti fermano. Secondo poi ne ha presi 10 che sei nato per terra, significa che il cervello ha preso traumi importanti che ti hanno mandato per terra. Sì. E non ne hai preso uno, ne hai presi 10 con guanti che sono neanche anti-shock, che non si usano. Perché quando si fa sparring si usano i guanti grandi, appositamente si usa il caschetto, perché c'è la tutela del ragazzo nei palestre di pugilato, perché la prima cosa è uno sport e come tale va vissuto. Non è violenza, è per questo che se incazziamo, perché non è la violenza che vedi per strada. Se devi fare violenza, vai fuori, te vieni, fai quello che ti pare. Sul ring è rispetto. Quello che loro dicevano è ma sti cazzi del rispetto, basta queste parole, boom, va, rispetto, sacrificio, e il pugilato non è nobile arte, perché sopra sotto. È proprio qui che si sbagliava, perché sul ring ci stanno dei valori. Sul canale Fighters Life l'ho messo. Quindi magari un giorno invitiamo qui un dottore che parla di queste cose qua, così vi spieghiamo quali sono le problematiche che crea il pugilato e cosa vuol dire prendere cazzotti in testa e cosa vuol dire se non si fanno sparring con tutti i criteri. Punto. No scempio. A parte la qualità tecnico-tattica che faceva, quello che volete voi, ma quello è un altro discorso. Io vi parlo di salvaguardia dell'individuo. A parte che non ha tirato manco un colpo, vabbè, ma quello è un altro discorso. Metteva quelle mani così su quelle sopracciglia, quelle invernali. Dove
No, l'ho ripubblicato, Pio, sai perché l'ho ripubblicato? Proprio per far vedere che quello che tutte le sere ci affanniamo qua a dire scherzando, ridendo e tutto quello che volete voi, lo facciamo perché speriamo che queste cazzate non vengano fatte. Tutto qui. E questo è il discorso. Non vogliamo che queste cose qui, tra l'altro noi lo facciamo solo su TikTok, questa cosa qua. Quello di essere presente tutti quanti, perché ci stanno i ragazzi più giovani, non è a caso su Instagram, Facebook e YouTube, non trovate queste cose che trovate qua, appositamente, perché qui il target del pubblico su TikTok è molto giovane. Bisogna sensibilizzare soprattutto i più giovani, regà. Bravo Ruben, lo vedi? Finché esce il periodo orario, sul giornale non c'è nessuno. Però che succede? Che se succede qualcosa, e io comunque spero sempre di no, però se succede qualcosa dentro una palestra, pure che tu è il primo giorno per palestra, sul giornale c'è scritto pugile, tragedia a palestra, pugile così. Quando le pugili non sanno manco che vuol dire. Bravo, e questo è il problema. Però poi quando c'è da scrivere magari su fatti extra pugilistici, extra quello che volete voi, l'associazione è un secondo tra me e te, pugile e magari altro. Certo. E credo che qualcuno di noi ne sa qualcosa di più di quello che ne potrebbe sapere. Ok? Perché magari sta ancora a pagare. Scusate, ma ha chiamato il corriere, mortacci sua sotto casa e non mi vedi chi dava il pacco. Cose che capitano. Sarà Qual era la qualcuna domanda che non domanda? ho capito? A che? Sei Sì. bloccato? Si è Ah, io buggato? Dico, no, rifletto, io a volte rifletto. qual era la domanda? A te, la domanda a te. Cosa pensi di Mattia Faraoni? No, Madonna. Lo sai, non mi hanno mai fatto sta Non domanda. lo conosco, eh. Fa il suo, fa il suo. Mazza, oh, sei stato peggio dei pastarelli diplomatico. Mia madre mi ha sempre Veramente. detto, se non c'è qualcosa di bello da dire su una persona, rispondi sempre e fai il suo. O se no non lo conosco, questo mi ha insegnato Kevin. Regà, No, non lo, questo guarda che mi io... ha dato un grande insegnamento Kevin A a me livello l'avvocato mio mi ha mediatico. insegnato, mi ha detto quasi non lo conosco, non lo conosco, Non non lo conosco, lo conosco. Beh, guarda, è capito? diplomatico e al Eviti punto tutti, stesso. capito? Scusate, non ci rimane male, ma io non lo conosco. Guarda Non ci che Kevin è sarebbe. stato proprio maestro di vita in questa situazione, eh. Proprio preso proprio a puntino. Bravo, pure per il soggio, vedi? Oppure mi dissocio. No, la sei Rocky però. Rughi, Rughi, Alla fine ragazzi. dello sparring, Rughi ha pianto. Ma quello dovrebbe piangere ogni volta che si guarda allo specchio. Saluti da latte dolce, belli mia. Allora, scusate la domanda, ma Matteo può permettere ad un iscritto alla sua palestra di fare questi spettacoli? Io credo che Matteo prenderà atto di quello che è successo, a mio avviso. Ma io a Credo che quanto so, Matteo. non so se dico una stupidaggine, non è successo in palestra di Matteo poi. No, però credo che prenderà atto di quello che è successo. Oh, guardate Ah, chi vi sono faccio diventato un salire, va. pazzo. Faccio mille, mi piace. Chiama Puffo. Abbani! Oh. Eccoli. Yeah. Guarda che in tre associazione, Tantra! Bello che eh. è? Che dici, amico mio? Io tutto a posto, Ho te? tirato una foto nostra fuori 3 giorni fa. Dillo un po', beh. Oh, ama! Andavamo poppanti. Io ero ancora Sì. bravo, bravo! Quando io ti chiamavo Lano e te mi chiamavi Pulipo. Nano! No, il cavallo fanno cazzo. Che dici, Michael? Come stai? Sto Io tutto a posto, te? bene, amico mio, non me lamento, dai. Quei due dietro di te, come che dicono? Quelli sono pericolosi. Oh, Sta ha sbucciato il naso! attento che sto pericoloso. A me mi hanno portato sulla cattiva strada, Mortacci tu, mortacci! Avete visto lo sparring, ma? Oh, finché stavi con me eri buono, eri! Ah, zio, avete visto lo sparring dei No, lascia perdere! No, che vi siete persi! Che vi siete persi! Io pensavo Dai! eravate salite perché avete visto!
Ma quando hanno fatto? Vai sulla pagina mia, vai sulla pagina Fedez Life, l'ho pubblicato, va a tappaturisate, è andato per terra 10 volte. Ma con chi? Ma con quello che gli ha detto giochiamo all'account, con chi? Bravo, sì. bravo. Dieci volte per terra. Lo perdi, gli ha detto. Ma buona. Io lo vado a vedere subito. Ah, mio account falso. Allora, per i canali a me, quando fanno a botte loro due... c'è più spettacolo, eh. Esatto. Ogni tanto le stop e conto, capito? Hai una Matilde. Che è questo, raga? L'altro giorno sta a vedere quello di Fedez. Gli altri lo perdi, io visto io. Oh, 10 volte meglio, 100 volte meglio. Oh. C'è quel calcio a sinistro, dai, eh. Ragazzi, cioè quello magari è spettacolo e non hanno mai fatto a questo fine è spari, una buca, la vogliamo. Allora, mi raccomando, non gli copiare esercizi, che Rughi c'ha per calcio. Ah, ok, già ti sto visto troppo. Ma parata contro sole, a parata contro sole, quando mi dai i cazzotti che si mette così. Ecco. Stecca, vieni da qui. Nonna, po'. Stato toccato, è nato. Che fa, se gira? Ma non tocca a po', è nato. Non continuo proprio. Porca boia, ma che destro, il testa gli ha dato. Noi abbiamo detto, gli abbiamo consigliato di andarsi a far vedere finita sta cosa, mo. Adesso ha che è nato 10 volte. Ma pure spento, prima ci dovevano andare a farsi vedere, perché tanto normale pure prima non era. No, però adesso magari ti andassi a far vedere meglio, perché è importante adesso. Ma ragazzi, la settimana passata mi sono fatto vedere pure io senza motivo. Ma i gol! Oh! Questa guarda associazione di lingue. Ma no! Ciao, Michael, come stai? Ma se ce l'hai nel profilo, ma vai, go. Bene, io sono la foto. Piacere, io, piacere. Oh, nazionale. Porca Madonna, un'altra. Così ho fatto quaterna. Le cose le posso dire solo io. Ragazzi, bestemmiate per favore. Il ballo del video a Fighters Life. Non dite parolacce. Non mi fate. Oh, Amaico, guarda un po'. Io manco una. Guarda un po'. Che bella, volevo pure io. Una, due. Che maglietta. Mica la porti qua però una, Una, due. L'ho detto adesso, ero incoglionito. Adesso l'ho detto. Una la porto, porto a te, ma... Secondo me... Ho fatto già l'istituzione. Però dai, i bambini non l'avevamo fatte. Te posso dire, faccio vedere. Oh. Vabbè, capa, a Michael. Ha preso il segno e mezzo di botte. Cos'è ha fatto Alberto? Michael. Ma raga, ma deve andare al dottore davvero questo? Siamo seri, non è che stiamo a scherzare. Ho preso una caccavella qua dietro, si è spento. Allora, Michael. Comunque, questa accanto a me... non è una bella persona, cosa ha fatto oggi? Se mai a piedi magliette, no? Ha ammortinato, allora ha preso 29. Ha preso 29 magliette taglie miste. Ha preso 29 magliette taglie miste e una da Chicco. Ha detto, come ce devi fare? No, questa è la mai, come ha detto. Che è una persona brutta e squallida. Ma di Puffi! Che roba! Caveregna! Una gli ha dato pure a Claudio. Che vergogna. No, ma io sono fucile, però io non sto con la federazione. A me mi frega un cazzo, questo è il Fighters Life, non è federazione. Non sto con la, come si chiamava quello di ieri sera? Che cazzo me ne frega? FKBMS, Feder Combat. Come cazzo si chiamavano là? Io non so, allora. Mi dispiace, ma posso, me la prendo ma non me la metto, la metto in cameretta. Guarda, io ieri mi sono fatto vedere 10 minuti, Scusa se ti ho svegliato, scusa, perdono. Quando poi ha fatto tipo, ma che stai...
fatto di ogni cazzo, portarci. Ma fa come imbecillire quel panzone di merda, Dio. Ma chi è? Non si dice. Un di parolacce. Cioè, stiamo facendo tanto, dico io, no, per cercare di farlo crescere un po' questo sport, no? Arriva il babbuino di turno, dovesse succedere qualcosa di nuovo negli abissi. Ma porca miseria, ma è quell'altro che riprende mentre 10 volte ha preso una scaricata di bot. Apposta di separarli, avete presente in America quando combattono per i titoli mondiali finché non si ammazzano alla morte e non sospendono? Così stavano facendo. Ma quell'altro così stavano facendo. Mancava solo il titolo mondiale. Dei TikTokers. Ma raga, mo vedo una cinta delle mie, dai, vai con quella che faccio. Oh, guarda che io faccio certe cinte da paura, col cartone, ma sono belle, eh. Vabbè, no, non copiate la foto. Ma dente devi preoccupare quello che c'è là, devi preoccupare con l'altro che sta dall'altra parte. Io sono un bravo ragazzo. Ah, oh, con l'altro ti dico una cosa, in privato. Gli piace il marchese. Che schifo. Ci hanno bloccato oggi, hanno bloccato. Oggi c'è panno da dire che ti mangi tutto il vino in macchina, che schifo, mamma. A me già mi ballano di continuo. E dai, io c'è solo questo profilo, chiuso questo non lo riapro più. Amino non stava facendo sacco, non stava facendo sparring, stava facendo sacco. Effettivamente ne ha tirato un cazzotto Ruki, quindi sì. Vabbè, però ha parato bene, dai. E meno male che non le ha parati col viso come faceva, perché altrimenti sai come usciva, altro che matoma in fronte. No, ma meno male che gli ha detto mi gioco l'account. Ma mo deve chiudere l'account. Mo deve chiudere. Teoricamente no, dovrebbe chiudere l'account, ma. No, ma io lo prendo fatto... mio, no, lo perdi sicuro, gli ha detto quello, ma sei sicuro? Sì, sì. Dammi l'account. Oh, e botte si porta a casa che la busta. Poi gli ha detto fa il cefalogramma. Oh. E io te l'ho detto, sì. Se deve andare seriamente. Io ti dico che secondo me dovrebbe andare a fare. Ma senza casco, senza niente. Ma come cazzo? Ma hai visti i guanti? Sì, siamo in interesse, non scherziamo. Manco omologati, in cazzo, cioè, boh. No, aspetta, quell'idea, ho visto il video, ho visto un pezzo di video mo che sono uscito, quell'idea min, quelli rosa the fight appeal, sono omologati, sono da 14 once. Perché con quelli ci ho fatto pure io. Sono 14 oggi. Quelli dei Rookie sono quelli da Pitbull da 20 euro. Beh, quindi se può comprare. Oh, già che sei comprati, anzi, già che hanno regalati. Ma che altro che cazzo fa da... Vabbè. Amin non gli ha fatto chiudere, ha chiesto un'altra cosa. Ah, sì, ha capito come si sono culati? Non gli fa chiudere l'account, gli ha fatto mettere la panza fuori su gli ha fatto togliere la maglia invece che chiudere l'account, e tra i due non so quale sia più squallido, eh. Cioè io avrei chiuso l'account. Guarda che se leva dalla maglia l'account chiudo uguale, perché perde tutti i follower. Io ho fatto l'esempio prima, no, ma correggimi se me ne sbaglio. Ho detto, questi parlano di bucciato senza mai essere andato in palestra, no? È come se io con questa più io vado in guerra. Sai, è uguale, è la stessa cosa. Io posso andare a fare guanti con un atleta che non so atleta? No. Io posso andare in guerra con questa che faccio sfruttare. Io oggi stavo a vedere il video, proprio oggi, me stavo a scorrere. Io ce faccio io. E stavo a vedere i video e sono andato a vedere il profilo di sto Amin. È uno sportivo, cioè un atleta da combattimento, cioè fa incontri di che mi pare, Muay Thai, kick, che the fa? The K1, eh. Si vedeva che è un atleta, oh. Quando vai? No, ma quello se, regà, quello si è allenato volte al giorno, tutti i giorni, non fa altro nella vita. Quindi nel suo... Però è stato di parole, Egla? È stato di parole, Amin? Che gli ha menato? che...
No, vabbè, però dai, no? Oh, Meglio di me. se faceva menà, sta a sentire, se faceva menà faceva solo che brutta figura lui, eh. Era No, no, ma impossibile. qua ci ha detto una sera, qua c'era pure Claudio, ci ha detto io quando targo gli meno, veramente. Senza giocare. C'era pure Kevin. E gli ha menato davvero, senza se, senza ma. Certo, mi ammenava forte, altre che. Ma così deve essere, però lo, cioè, Ma se vai io lo a fa, letto almeno. ha fatto bene. Mamma mia, mamma mia. Ma Oh, io anzi, dico cosa. oh, io quando ho visto che stava senza scarpe, dico pure dai, parte qualche zampata in faccia, vedrai. Qualche cioccolata. E No, mai, ma poi. secondo Questo è lui. me. Oh, parlo pure, Dai, fammi vedere, no, è aspetta. vero. No, perché lo sport fa bene, i cazzotti in testa fanno bene, lo Questi dice Michael Magnesi. supporto in palestra, vedete? Ma che c'è, la postazione gaming in palestra? No, No, beh, magari ci stanno la c'è il cosa che buffo delle là, lo sta camere. fatto così. Ah. Buffo, paghiamo tutto. Cioè. C'ho pure Ah, grande Michael, buffo ma di all'entrata. là, ma defiditi quello dietro di te, di quello qua tuta nera. Quale? Quello là di là? No, no, zio, lascialo stare, zio è buono, è bravo, Meno male, quell'altro. signore Dio, meno male, un amico mio, l'ho trovato. Oh, vabbè, sono diventato così per cattiva amicizia, non è che. Finché sono Allora è stato vero io che ti pago là. il zoppo, Beh, eh? bravo. Oh, qua non si capisce chi era lo zoppo. Tutti hanno parlato a zoppicare, però non si capisce chi è sto zoppo. Siamo tutti Oh, fatti. allora è normale ormai da tutto addosso a me, no? Ma ormai sono parafulmini, capito come? Cioè, spalle grosse, che. Ah, Michael, quando combatti, dillo perché tutti so stanno a Il chiedere. 31 di marzo, non posso Dove? dire altro. Sennò Dove? dopo. Vabbè, dove sì, però. Stasera entro io e faccio Astia io. Tranquilli, regà. Dove combatti, Michael? Quello puoi dire perché è uscito già. In Italia combatto. In Italia, bravo, a Roma. Vi dico tutto io stasera, non vi preoccupate, regà. Aspetta, posso dire una Avete cosa, ragazzi? scritto? Che cazzo scrivi le cose? Manco sai che scrivi? Ha Oh, scritto sul se profilo arriva a tuo. 500 monetine, vedo dove, a che ora e con chi fa. Raga, a me pure 5 euro pure uno, sai che mi Oh, vedo calcola, pure il Romano, che biglietto io a 200 euro 500 se ti spera monetine. tutto, eh. Oh, a 500 euro via la tromba ci faccio una serenata. E giù, certo, i soldi, è giù, giù. Oh, regà, io abbandono la nave che devo andare a Pia da Magna dei Serpenti. Che culo. Poi vado a Pia di Topolini. Ciao, Bella regà. gra. Ciao, bello. Oh, lui sta in live, ma mi ha rinvito. No, io non accetto sfide. Ci sono io, chi devo fare? Guarda che manina che ho, chi devo fare? Michael Magnesi ti sfido a fare uno sparring finché uno non molla. No, non accetto sfide. Vabbè che c'ho l'ospedale vicino e il cassamortaro dietro, però. Già mollato. Sono sordi spesi poi dopo, non va bene, dai. Se fanno come che bullizzano. Non accettiamo, come si dice? Non accetto proposte di sfida. Che testa di quello vicino che vedo sempre che Ce l'ha con te, ce no. l'ha con te. Ma gli dici oh, mo tanto che me ne ha trovato, quindi in testa preoccupa. Sta di Feni, che ho detto, dei bulli. Ah. Ah, no, okay. Ma te l'ha detto che vengo pure io, sì. Mamma mia. Ah, Michael, mi raccomando, fagli dire da stare tranquilli, bravi, perché mi portano sulla cattiva strada tutti e due a me. Sì, ti preoccupare. Matteo ti ha scritto Michael Magnesi, almeno potevo morire felice. Beh, quando si muore, non si è mai felice. No, però poi di una cosa, che chi vuole allenarsi col campione del mondo può venire. Ciao. Sì. Dove? Chi si vuole allenare e vuole fare una lezione privata può venire in palestra da me qui a Civitavecchia, questo non c'è problema. Sparring no, però possiamo allenarci insieme e posso darvi qualche consiglio. Non peraltro sono il direttore sportivo della società, quindi prendete il numero e io prenoto. Ma quella a fianco a voi che fa? Che ruolo c'ha? Caccia, io mangio e basta. Ah, ok. No, perché se c'aveva un ruolo era associazione proprio, eh. Cioè, uno qua e Allora, uno era come se l'associazione. roba di proci non ci sto, eh. Basta, almeno non bannato. Sicuro, sicuro. Guarda, c'era Matteo, volevo farlo entrare per fargli un paio di cose, ma penso che sta incasinato, Matteo.
strada, ho trovato cattivi amici e mi hanno Io pure, io. Soprattutto quando sono venuto là, là mi hanno proprio dato la ciliegina sulla torta. Ogni fatto a persona è puramente casuale. Non indichiamo. Non dico un famo nomi. Mai uno mi ha conosciuto che ero bravo bravo. Poi sono conosciuto Manuel e mi sono rovinato. Io te conoscevo prima quando eri bravo. È quello che sto a dire, poi ho conosciuto Manuel. 4-5 mesi giù, sono rovinato prima. Ah, ma io pure è tanto che conosco Kevin, Però bravo, ci ho mai conosciuto. Ma quando ho conosciuto io eravamo infanti proprio, eravamo piccoli. Ti ricordi? Hai visite medico, eravamo proprio piccoli. Eravamo gnometti, capito? Allora... Però la differenza è che lui si è alzato, tu sei rimasto... che pezzo di merda. A che? Parla lui che manco 10 centimetri più alto. Bravo, infatti te sto di parlare gigante poi. Comunque, Albert, la cosa lui, importantissima... Abbiamo cambiato il soprannome. Stamattina, Porella, mentre mangiava il pane, duro, perché quello posso permettere, è cascato un altro dentino. Sembrate qualche poverina, gli ha messo tutto al cuscino stanotte, Cioè, questa è qua una prostituzione monetine... Michael si allena a Civitavecchia nella sua palestra, basta seguirlo su Instagram, gli potete fare qualsiasi domanda anche sulla sua altezza, quindi basta seguire Michael sul suo profilo e potete andare a trovarla a Civitavecchia. Vabbè, ciao bello, ma è bello. Ma è 68, che scappa col tacco! 68, con 12 centimetri di tacco. Comunque Rughi ha detto che ha saputo incassare bene, pensa si sapeva incassare male. Gli mandavamo i fiori domani. Mamma mia, ragazzi, scusa però. No, mo stavo, ho visto che stava in diretta e che stava a scrivere, che stava a fare la live, perché mo sarà tutta un non lo so che. Sicuramente è arrivato in video. Ma che dai, sono invito. Ma io adoro, sì. Sembra ballare. No, ma ti dico mai, ha fatto un video, ma voi davvero pensate che Mike Tyson sia così forte? È un pugile sopravvalutato, il più sopravvalutato che ci sia nella storia del pugilato. Sì, mica solo quello. Quello è l'ultimo di tutte la serie di stronzate che hanno detto fino ad oggi. Però ho visto che imita molto Mike Tyson negli allenamenti, prova alla lontana a fare i movimenti. Ah, Michael, io una certa mi sono sbagliato, dico cazzo, sto a vedere Tyson, non sai che Tyson oggi combatteva. Poi mi sono visto bene, dico no, ma è bianco, non è lui. Cioè, no, io metto i capelli poi. I capelli, sì. Porca troia, raga. Stiamo a scendere sempre più in basso e questa è la cosa più brutta. No, manco per niente. Ah, ha detto che mancava l'aria. Perché non corre? Ma no, le finestre chiuse c'erano. Ma perché te, Michael, non lo sapevi che la corsa non serve a niente? No? Sì. Corsa e corda non servono a niente. Ma pure il sacco, ma allenarsi proprio non serve a niente. Basta e vai a combattere. No, basta che leggi sempre. Pagina 7, paragrafo 5. Rita. Vaffanculo. Mi sembra di allenare i montatori. Mamma mia. Ma pure Michael leggi i libri, vero Michael? Io leggo i manga giapponesi, i fumetti. I manga? Apposta non sei tanto forte nel pugilato, perché leggi solo i manga. Se leggevi i libri eri più forte. Volarsi ero più intellettuale. Sì, sì. Ma state insultando lunghi, chiedo per un amico. No, Simone, stiamo semplicemente analizzando quello che abbiamo visto. E poi, anche se uno stesse, se vuol dire, costasse. No, che stiamo a insultare, se millanta è un guru del pugilato e poi dopo ne non manca stanguardia, è normale che lo si prende un po' in giro, no? Non ti mette in competizione almeno. Pure io, ma cosa ho visto? Mi parevo io alla prepugilistica. Guarda Simone, che secondo me quelli della prepugilistica sono 10 volte più forti. Guarda che se viene a fare quanti quei ragazzi miei in palestra, gli menano tutti.
Nel dubbio, Mina. Volendo. Alberto, guardate, già no, guarda, metti la live ora no, fagli far tema sul cucinato, però. Che vuol dire, Rafa? Se ne avete insultato, avete fatto male. Sa di che la ragazza l'ha sostenuto per 2 anni, perché fa? Per fare sta figura di merda? Cioè, cioè... La ragazza l'ha sostenuto per 2 anni. A me questa mi ha supportato la vita. Guarda io come ho fatto diventare porella. Mamma mia. Parla pure da solo ormai. È meglio che la faccio esprimere. No, facevi panini, gli facevi i panini con la porchetta, ragazza di Rubi, porca troia. Ciao, ciao. Vabbò, regà. Vabbò, sta venendo gente in palestra. Bella, ma. Ciao a tutti, ciao a tutti. Amici, mi attimo, ci vedemo. Mamma, mi ha fatto piacere. Mi raccomando, dai retta allo struzzo. A lui sì, a quell'altro no. Vabbè. Ti voglio bene, ma bacio un amico mio. Bacio! Bello, bravo. Ma, raga, io sinceramente... Comunque, mo io mi faccio di come ha fatto per allenarsi con i Rugli. Mi moglie, mo contatta la moglie e dice come l'ha sostenuto per l'alimentazione sta roba. A proposito di alimentazione, vabbè, ma è arrivata? No. A me sì. No. Belle queste magliette. È molto arriva, non ti preoccupare, venivo da portare. Papà, se la vuoi, se la vuoi che col codice sconto mi ricordo la faccio venire. Vamos. Rughi non si è preparato. Oh, Rughi non si è preparato, ha detto. Ma come fanno tutti i giorni? Fanno tutti i giorni preparazioni e cose, non si è preparato. Ah Fabri, ma noi lo sappiamo, non dobbiamo ribadirlo, cioè nel senso che chi c'è? Aspetta, chi è che chiede di entrare? Ah Pasquale, vediamo pure se può entrare. La connessione mi andava male, oh, porca miseria. Non bisogna ribadirlo perché... Oh Mirko, ha detto per lui si allena poco, ma perché quello si allena pure, ma veramente fate ancora. Mirko, chi è Cristian Sanavia? Visto che io non lo conosco, tu lo conosci? Niente, no, stava con il libro 7 pure Sanavia. Niente. Mannaggia. Guarda, l'ho incontrato all'Astra che combatteva un suo ragazzo, stava là, lo conosco effettivamente. Ma te sei? Ah, Pasquale in radio, ma che cazzo sei questo? Metti la cam. Sì, sì, ma raggio occhi, i cosiddetti puttana madre. Da, dai, mi fa banna. Ma raggio a me, ma come cazzo ti permette sto testa di cazzo? Dì un'altra, ma che cazzo sta con la bicicletta? Pasqua. I 4 scappati su TikTok, vogliono fare tutti... malavitosi e tutti cazzo, vengono a prendere, ma che cazzo sta a fare la bicicletta? Testo di cazzo, raga, non è giornata, mi fa male la testa, devo vedere con chi litigare. Mamma mia, sta dicendo che Camina gli ha fatto i complimenti perché sa incassare bene, 10 volte per terra sa incassare bene, pensa che sapeva incassare male. L'ha capito che ha coglionato, è una cosa con gli altri. Porco due, ma ragazzi, stiamo proprio alla frutta. Ma questa sarà la stessa scusa di qualcuno. Sarebbe... sì. Questa è brutta, che è. Non ha capito. Cazzo, raga, io ne ho parlato poco fa. Ne ho parlato poco fa con Petto di Pollo e faccio, ma veramente ci rimettiamo tutti, eh? Già non bastano quelli là che fanno MMA. Che se la sono presi con il povero William Roma e ci abbiamo rimesso tutti. Ma si mettono pure sti deficienti con la box. Ma veramente fate, oh, dai, su. Oh, Ami, hai mai capito che ti ha detto prima Kevin? No. Queste saranno le stesse scuse di qualcuno.
Vabbè, oh, il fisico è quello. Io ho parlato con un pezzo di quello. Allora, l'unica cosa che è che io ogni tanto vado a farmi pure la corsetta. Quindi c'è una ripresa del più, capito? Io vorrei avere allora, il tuo coraggio dopo la figura che ha fatto ancora a parlare. Il dolore, Alberto. Quello si chiama, come si chiamano quelli a cui piace il dolore? Questo non è avere coraggio, questo è essere masochisti. Sì, okay, ma a parte scherzi, ma comunque ti arriva a trovare, no? Se portava roba, se volevo se muovere, se allenavo. Magari, almeno vi divertite almeno a me un pochetto. Vabbè. Allora, giocavo. Questo giochiamo un attimo, giochiamo al profilo di TikTok pure noi. Albeo ha scritto a Rughi in live di farsi un attacco, ha detto che non mi sono fatto nulla. Bravo, è andata. Ma che stiamo fatto? Questa purtroppo, che non sta scritto sui libri, questa è l'ignoranza di chi non fa parte di questo mondo. Questa è ignoranza. È ignoranza. Quello che gli dico sempre a me. Magari va a dormire stanotte, e domani mattina non si alza più, non si sveglia più dal sonno. Regà, conosco. Vi ricordate il pugile italiano che ha smesso, che si è ritirato da imbattuto? Albè, chi era? Aspetta. Aspetta, scusa, aspetta, vai. Ah, non me lo ricordo, però ti dico una cosa, ultimamente un mio amico, ultimamente parliamo di qualche anno fa, senza far nome tutti quanti, ha fatto i guanti pesanti, è andato a casa, si è messo sul letto, si è sdraiato, ci ha avuto dei giramenti di testa, ha chiamato il maestro gli ha detto vai di corsa a farti la risonanza, vai di corsa in ospedale. Aveva un ematoma cerebrale in corso, è stato 3 mesi all'ospedale, ragazzi, 3 mesi, e vi posso garantire che c'ha tanti problemi, quindi non ci andasse, non facesse, sottovalutasse tutto, va bene così. Noi sinceramente abbiamo detto la nostra. Se l'accetti, bene, se non l'accetti magari vai a... speriamo di no, speriamo che tutto a posto, va bene così, dai. No, a me me ne frega un cazzo, cioè se ho problemi su, ognuno è artefice del proprio destino, regà. Bravo. non mi interessa scrivere niente, dirmi niente, è una cosa che si fa, è una cosa che quando ci stanno queste situazioni vanno fatte, imparatevi. E torno a ripetere, un maestro dopo la prima volta che è andato al tappeto avrebbe già fatto finire i guanti immediatamente, e non avrebbe nessun maestro permesso uno sparring di questo tipo qua. Dai, dice che però non se li caga nessuno, mentre lui ha fatto 40.000 visualizzazioni. Bella figura di merda. 40.000, ha fatto 40.000 figure di merda, e è meglio state buono, perché di quello si parla, eh. Sì, a parte che erano 2000, ve lo dico io perché stavo in live, erano 2000, erano 2000 persone, non 40.000, erano 2000. Aspetta, 7.000 persone. Non 40.000, bravo, non quando è iniziato erano 2000, poi sono arrivati a 7.000, massimo 10.000, non dite cazzate, perché se esco e rientro, entro e riesco, entro e rientro, non è che sono 10 persone, è sempre la stessa. Sparate, e poi dico una cosa, c'è ragione Massimiliano. Sì, Massimiliano, io sono d'accordo con te, però allora fa un'altra cosa, fai risse da strada, quartieri rissosi, cambi pure nome al format e te fai uguale visualizzazioni. Bravissimo Win, bravissimo. Ma sai qual è il problema? Lo torniamo a ripetere per chi si fosse collegato, che se succede qualcosa in una di queste stronzate qua che fanno, chi ci rimette poi? È tutto il movimento, perché la prima cosa che scrivono
la prima cosa che scrivo, pugili, è successo un'altra volta, pugile in... Pugile bullo. Pugile bullo, è vero, ma veramente... Non era, allora, non era né un match ufficiale né niente di che, neanche sparring. Erano due persone che si sono menate su ring. Non so, né fighter né pugili, solo Amin è un fighter, ma col pugilato niente c'entrano. No, non si fa. Ivan, tanto sai che c'è, che tutti i nodi vengono a pettine. E meno male, l'ho pensato di tanta ragione. Bravo Davide, io vi posso dire che ci stanno tante emulazioni. E l'ho pensato di tanta ragione, eh. Magari di danza classica, per me manco di quello. Si è tolto la maglietta, mi ha fatto vomitare. Meno male, vabbè, che non avevo mangiato. Vabbè, noi ci sentiamo tutti stasera. Che io mi metto qualcosa, una partita da play, qualcosa. Vai. Mirko, io dico la partita da play, ma sai che sto a fare? Stanno allenando sul sacco? C'ho la foto tua così grossa. Sulla mattina quando mi sveglio c'ho lo specchio sulla foto tua. Fai tu come? Ciao, adesso è una foto carina almeno, sì. Un costume da bagno con slippino. Se no aspetta, facciamo strisciotto così, dai. No. Oh, se fa una foto così facete a baci. Ciao amici miei, ciao. Bella che è. Bello, ciao. Devin. Oh Albe, ma chi era Ebens, il napoletano? L'avevo visto su social, eh? Abes, vice campione del mondo. Ma che fa il peso massimo, eh? Ragazzi, il live pensa pure di avere ragione, ma sai qual è il problema? Che percepove tutte le ragioni del mondo, ma dopo sta bene. Ma dopo sta bella figura del merda che ha fatto. Questo sei scemo e cretino. Lasciatelo stare. Questo ormai a lavare la testa all'asino si perde sia l'acqua che il sapone. Lasciatelo stare. L'arroganza. Arrogante. Quello si guarda troppo i video di Dyson Fury. Pensa di essere Dyson Fury quello. O sai come diceva mia nonna? Come dice mia nonna? Te posso mangiare carne vicino alla fonte così mangi a bere. A parte tutto, regà, senza caschetto, un ematoma del genere, vatta a far vedere. Questo non è da sfregamento dei guanti sulla testa, eh? Cioè, questo non è un ematoma da sfregamento. Oh, secondo me Amin per la rapidità. Io sentivo i colpi che facevano paf paf, schioccavano, eh. Ha detto che c'è una solo perché nessuno è in grado di allenarlo. Se vuoi al mercato generale, di rispetto con Matteo, a raccogliere le banane, ha dichiarato che non serve tacca. Adriano, ti dica la verità, sto cazzi sua. A me mi ha fatto pena Simone, sinceramente non mi ha fatto pena, sto contento. Simone Poppa, a me non ha fatto pena, io l'avrei pestato ancora di più, schiettamente proprio, senza pietà propria. Io l'avrei pestato di più, senza pietà, ve lo dico schiettamente. Anzi, che Amin è stato di parola, ha mantenuto quello che doveva dire. Ah, io non me l'aspettavo, pensavo fosse uno scherzo. Patrick, sta sul profilo, va su Fighters Life, c'è tutto, valla a vedere. Guarda, ti dico solo una cosa, noi abbiamo consigliato semplicemente Ten all'ospedale. 10 volte per terra è nato. Bella vista. Sì, io ero il Ravner Rullo. Il Ravner Rullo. E posso assicurare che ho visto 8-9 volte per terra, eh. E quell'altro deficiente con la camera a riprendere, a no, posto di farlo smettere, hanno continuato. Ma poi ridevano, questi sono scemi, ma questi sono scemi, raga. Ma capito se succede qualcosa, Dio, quelli che hanno le palestre di pugilato, Dio,
Ciao, dopo veramente chiudere Ivan, ma noi tutto quando perché ne dicevamo sputo qua fino e qui in buona palestra. quando noi dicevamo qua determinate cose, voi andavate là a pensare che quello sopra che noi Allora, stavamo a fare, che stavamo a fare cose per fare visualizzazioni, quando a noi le visualizzazioni non ci è mai fregato un cazzo. Ma a parte questo, ecco, adesso scendo, c'ho oggi, la connessione che all'esempio, non va, rimango nel rullo. vai, oggi vi rendete conto, oggi vi state a rendere conto che quello che abbiamo sempre detto fino ad oggi qua, forse un minimo di fondatezza ce l'ha. Quando noi ci arrabbiamo perché determinati personaggi non dovrebbero parlare, e questo è. Però, per carità, ognuno segue quello che vuole. Va bene tutto, seguite quello che pensate più giusto, seguite ste mode, che devo dire? No, ma Ivan, ma non c'entri niente te, ma per carità, Ivan, è il discorso generico, non la prende sul personale, è un discorso generico su tutto quello che riguarda poi chi comunque segue questi personaggi, tutto qua, non è su De Te, è in generale. Sì, lui fa quando c'ha 13 anni, sì. E ancora non si è imparato un cazzo. A 21, a Vintamin, credo che si è fatto male, Rughi. Io non lo so come, oh, amico, io ti giuro, io sinceramente, no, ma io sinceramente, come cazzo fai per quattro visualizzazioni, ma pure 10.000, 50.000, 100.000 a fare una figura di merda del genere? Non lo so. Zero. Cioè, Ma me questo dici, è oh, mi dici devo combattere contro Canelo, a parte più una barca dei sordi, poi pure se vado per terra, sono andato per terra con Canelo, cioè, capito? certo, volevo sapere pure io. Lascia. Ma c'è sempre scuse poi. Sì, era sangue. Guarda che è proprio una cosa ridicola. Ma infatti è in coscienza. Sì, Ma Ivan, sono d'accordo con te. la palestra stessa, no? Bella Fabio, ma io infatti dico pure la palestra stessa. Ma se prendo un rischio talmente grosso. Cioè, regà, ma stiamo a scherzare. Bravo, tipo, comunque 30, 35 kg meno. Lui è il super massimo, dovrebbe fare Cioè, con me. Ma non perché bravo. sono io, ma perché No, sono no, grandi no, no, dati mo, a fisici. prescindere, bravo, a prescindere da Mirko, no? Cioè, allora, pensate, ha fatto che uno e pesa 75 kg e ha preso una fracca de botte. Manco reggi i cazzotti, perché manco reggi i cazzotti. Dovrebbe fare con uno come Mirko. Regà, bar creatore. Regà, bar creatore. No, ma magari aspetta, se fa uno come me che comunque fa, cioè, fa pugilato, dunque, o tengo un piede in conto, però per farvi capire, dovrebbe fare una min che pugilisticamente come dice Adriano è zero, perché è un altro sport, un altro coso, come pare, però pugilisticamente è zero, dritto che gambe così, cioè con più 91, un match con più 91 vero, che io voglio per una merda vera. Ma in Olanda, Ivan, qua no. Rossano, io lo giuro, non mi ci abbasso, manco se mi paga per davvero. Apposta, Albertella Andrea. Apposta, dico, un conto con me, che magari gioco, tengo un piede, tutto quanto, così, è un conto. Ma se fai un più 91, che tu vuoi tenere, è diversa la cosa. Non so, regà, vi dico la sincera verità, io non comprendo l'utilità di sta buffonata. Sta confermando che non serve. Cioè, può confermare quello che gli pare. Dovrebbe fare video, sennò chi ha piagna che scusa tutto il movimento pugilistico. Dovrebbe sparire i social per 3 mesi. Dovrebbe fare un video e dice, guarda, io per 3 mesi,
ma l'allenatore vero, e chiedo scusa a tutto il movimento pugilistico per quante offese ho fatto. Secondo me, poi. Quello Ivan, vabbè, fa il personaggio, ma tutto c'ho il limite. Ha detto che non molli e non smetti, ma se non ha manco mai cominciato, come fa a smettere? Scusa, che c'è? Sì, buono, è sbagliato, è troppo piano e nato. Annotala più forte. Giorgio, nei match funziona pure che vinci i match, il medico ti può fare pure un fermo medico, pure che tu hai vinto il match, sai? Se tu fai un match duro, 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 il medico può stoppare tutte No, ma sapete che succede? Sapete che succede? Che tanti ragazzini fanno questo pure dentro scuola. Questo è il problema. Ma che te lo giustifica? Ma chi te lo giustifica in live? Ma che voi volete giustificare? Michè, ti dico la verità 6.000, pure io. ma te rendi conto? 6.000 euro, no, 3.000 euro a ripresa. Ha detto che 3 a ripresa. Ma tu 3.000 euro a ripresa vuole per far sparring. te rendi conto? E noi per fare lo sparring giriamo l'Italia, magari con la spesa nostra e tutto quanto per cercare sparring buoni. L'Italia, se non il mondo, poi così capita. No, uso, quando combatto mi tengo occhiali, così non mi menano, se no rinuncio. No, scherzo, no, non li tengo. Oh, vedi Adria, ma è così, lo so, è così, me l'hanno detto che durante per esempio le autogestioni, le occupazioni, facevano questo, ti portavano i guanti e semenavano. Adria, no, non ci siamo, regà, non ci siamo, non ci siamo proprio, non ci siamo proprio. Anzi, io spero che quando i maestri sanno una cosa del genere, se ci sono ragazzi e il maestro lo sa, devono proprio cacciarli dai palestre. Ma infatti, Ivan, ma io me la prendo pure che la palestra come permette uno scempio del genere. Fabio a disposizione, io ti insegno pure, ma quello vuole 6.000, 3.000 euro a ripresa. Manco se sia a favore del campione del mondo. Oh, ma 3.000 riprese, sai che significa? Proprio così, io dico, ah, io 3.000 riprese ti do, però se tu non finisci la prima ripresa mi date a me. Oh, eccolo qua. Faccio il tappello. Oggi una carrellata dei campioni proprio ci siamo avuto, eh. Oh, Armandi. Buon pomeriggio a tutti ragazzi, eccoci qua direttamente da Dalla Italia 1. cameretta Italia 1. magica, dalla cameretta Ragazzi, gli magica. autografi dopo, gli autografi dopo. Ok, ci siamo, Hai sì. visto lo sparring? De chi io? No, dai, Armando, me poi mentre così no. E che Hai ne visto lo fai? sparring di oggi? No, che ha fatto? Mirko, racconta io, va. Rookie. Chi è Rookie? Il campione del mondo da Mondadori. Ah, quella della forchetta. Bravo. 10 volte per terra è nato. Campione del mondo da No. Mondadori. Gli ha fatto il video sopra. Sta su Fighters Life, dove vedi, ti metti le mani nei capelli, stavamo Ma a su YouTube D. ha messo, non ha messo. No, su qua, su TikTok. Ah, e dopo me lo vedo. Cioè, se stavamo a D, è entrato pure Magnesi prima e tutto quanto. Ah, Che dai, Iatreni. Hai visto male, diventa, Iatreni? che sì, come Ragazzi, voi nei commenti, amici spettatori, cosa ne pensate di questo sparring No, del è vira campione del mo, mondo? stanno avvelenati, la gente sta avvelenata, ha Infatti, preso una invitiamo pacca di... sto No, Rocky, oh, invitiamo sto Rocky, sto Rookie. vale 3.000 euro a ripresa, armà. No, lo invitiamo in live. Ah, no, penso che ce li fa sparring, tre sacchi, Bello, insomma. No, Patrick. È lui che mi deve da me. se devi da lui. Sa magnasci di palle, chi è? Porca troia. Senza quacchetto, senza chi quanti, uno differente da un altro. Uno pesa 100 kg, uno 70 kg.
Danno proprio una, come si dice, danno proprio una brutta immagine al pugile. Bravo, bravo. Non c'era una cosa giusta per qua diretta, qua. Eh? Su qua diretta, non c'era una cosa giusta. Quanti spettatori c'aveva, per curiosità? Tanti. 7.000. Guarda che tipo. Mi pare il macellare. No, ma sta a vedere che mi ha dato in testa. Guardate che tipo. Non sta nemmeno... Guarda la cosa brutta. E poi magari ci stanno i fischelli che lo imitano, capito? È pieno. È pieno. Quello è il problema. È quello il problema. Ecco quest'altro. Ferma! Orca miseria, il degrado! Il degrado! Ciao, bello! Sto ancora ridendo, io non ce la faccio più, raga. Io non ce la faccio, ve lo giuro. Adesso questo è un coglione. Arma, sai come ho detto? Io ero incazzato perché... Ma veramente ci rimettiamo tutti. Dopo tocca chiudere solo le palestre perché i ragazzini, le mamme... Non li porteranno più in palestra se dovesse succedere qualcosa e una cavolata del genere. Genere. Ma la gente... mano, mi vi ammazzasse così. Cioè, capito la gente che pensa? Già stiamo facendo tanto per cercando di far crescere un po', no? E questi fanno ste pagliacciate. Ah, Pasqua, ma te sei rubato una bicicletta? Cioè, ma... No, questa è mia, raga, questa è mia. Mo ho parlato con Petto, no? Vado a lavorare venerdì, stacco dopo un mese, vado su a Parma a trovarli in palestra, no? E se lo becco davanti, che faccio? Tu, dico, tu fai sport da 13 anni, ciccione, te lo giuro, raga, non so cose da fare. A me c'erano 3.000 persone in live a ridere, io ho goduto come un riccio. Come fai Pasqua? Come fai quando vedi? Tu, ciccione, dici che fai sport da 13 anni. Poi, mo parlando di cose serie, io l'anno scorso, come Alberto sai, ho preso KO da Giorgetti, no? Raga, ho avuto mal di testa per due giorni, raga. Ah, vieni così. Ma dov'è, fra? Persano queste cose. La cingata, c'è che la diretta. No, tutto qua. Ma ti sa che io vado in maglia. Sì, no, fidati che il fisico c'entra poco, il fisico, e c'erano 30 kg di differenza. No. Nemmeno male, perché altrimenti sarebbe morto. Se parlava solo del fisico per pugilato, io lo avevo 100 anni fa. Poi pure sto col pezzo da tuta sopra, ma che cazzo mi credo? Vabbè, ma sono stare panni per niente. Oh, cambia, che te lo dico, però basta, cioè, assoluto cambiare adesso. No, non lo so. Ah, no, sta pure meglio, comprare la frutta per la sera. Senti, vabbè, io lascio un po' che mi sarebbe dovuto là. Ma lui quando si a combattere? Secondo me dovrebbe leggere più libri, sto cretino. Sì, mica apposta con il suo preso, questo sta nella mia vita. No, tu la pietro, Pirillo. Mirko, però Rughi fa il pezzo tuo, dicono. Apposta sto scendo ormai. Allora io direi, no? Ciao, bello. Organizzasse. È bello, mi... Io direi di organizzare un bello sparring con questa gente e fargli capire che veramente può girare un'altra storia. Ma non accettano. Non accetta, il problema è quello. E poi se cioè, fagli capire che fa ste pagliacciate, va bene. Ma lo sai che succede? Che se va là Iemeni, poi ti dicono, ah, vabbè, tapi con quello più debole, hai capito? E poi venisse pure l'altro, che cazzo lo frega, capirai? Vabbè, nel dubbio. Nel dubbio meno. Nel dubbio meno. Porca troia. Dai, una cosa brutta che secondo me non dovrebbe parlare di box. Secondo me non deve parlartene proprio. Ah, raga, fate una cosa, va, condividete sta live a sti scemi qua, va. Famoli entrare qualcuno. Ma tanto non salgono, no, insultiamo penso... un po', va. Famoli entrare, ormai invitate, raga. Ormai, raga, condividete ormai tutti quanti la live a sti cazzo di influencer. Gli infilama sul posto due profili perché le offendo proprio pesante.
Ma se lo vede fa Pasquale, a quello là sa che gli combina. Pasquale, ci credi Alberto, che gli fai? Pasquale! Non ti sente, cazzo. Beh, senti, bra. Merda, ma che su 6.000 euro. 6.000 euro Pasqua. Ma per te lo giuro, raga, se avessi avuto 6.000 euro gliel' avrei dati, te lo giuro. Ah, raga, differenza di sta gente. Gliel' avrei dati 6.000 euro. Ah, raga, lo giuro, io a Cozzino ci ho parlato un po', diciamo che un po' lo conosco, non è una persona come questi qua. A Cozzino è una persona seria, raga. No, anche perché si mette a parte buffonate, eh? Sì, no, zero seria, raga, lasciate stare altre cose. Ma che bello. E Buccetti, Arma, ma chi è? Buccetto. Ma chi è? Arma, ma chi è? No, abbono. Sabo! A bello! A Buccetti! Porca mia! Che banda qui sopra! Alberto, ti dico la verità, qua sbagli se gli metti l'entrata del Buccetti. Entro dopo, vado a casa, entro dopo. Aspetta, mo mettiamo. Aspetta, qual è entrata? Giù, però, la sua. A buona! Hai sotto, io ho fatto... Sentite, raga, sentite, no influencer, raga, sentite. Altro che si influencer, sentite, raga. E per la Roma, San Basilio, dove è stato seguito in tutta la carriera dal grande maestro Carlo Bacci. Come stai, Arma? No. Come stai, ha detto. Ma che ieri dopo? Sì, mi sa di sì. Come stai, Arma? Ah, raga, altro che si influencer. Qua sono cazzotti veri, mica stiamo a giocare. I capelli in diretta, come li vedete? Ma c'è qualcuno. Mi senti? Sì, adesso sì, Arma. Ecco, sta tutto a posto, eh? Tutto a posto. Bello. Non mi dico Leo. Aspetta, sento malissimo, porca Eva. Stai a dire? Hai visto il video che ti ho mandato in privato? No. A me? Ah, no. Certo. Per quello che ha commentato prima. Ah, vabbè, bello, ma che cazzo te ne frega? Ma che cazzo? Ma manca a dare soddisfazione a rispondersi deficienti. Ma che te frega? Fabio, tanti. Ma raga, io comunque le mando un bacione, ma da mangiare una cosa. No, dai, ti vediamo presto, Armandì, un bacio. Dai, raga, buona giornata. A te. Oh, non te fa troppo bello. No, che te, sai quanto ci vuoi e mi faccio bello. Ciao, Armandì. Dai. Bacio. Mo io lo dico, Fabio. Giulio, chiudi la porta, per favore. Ma Daniele, ma che è quello là che viene a casa? O sai che me... Non so se Tim Cucui è un ragazzo che fa K1, queste cose qua, o sai? Chi? Un ragazzo che stanno qua. Regà, chi passa lì manda richiesta e sale, eh? Sì. Tu va pure te, eh? Visto che ci siamo sentiti, anzi, mando io. Sta Genova, c'erano box, sta Genova.
chi? Ah, parte il nudo stava c'era. Sì. Ah, sì, è vero, è vero. Allora c'era un po'. Sì. Parte il nudo. Parte col ciccio del più vicino. L'interregionale c'è invece. Mazza, oh. Ma non vedi? Da qualcuno, buh. Perché? Oh, beh, il barbiere a domicilio se qualcuno, buh. Ma no, ma fanno un piacere perché io non posso andare dal barbiere. Perché capisco la situazione. Belli siamo così passati. Belli così. Mazza, oh. Sì, anche Callati stava a Celano. Walter Ludo quando faceva Corpo di Fulmine mi sa che stava a Celano Box. Sì, sì. Quando faceva Carabinieri, mi sa. Ma chi è? Mi parla da solo qui l'orologio. Sì, l'orologio ti parla da solo. Sì. Servisse l'ala pure. Ah, c'era un box, lo sai che c'è stava pure, mi sa, Arbe? Tu ricordi oggi quando fece la finale della Coppa Italia da professionista? No. Perché ha fatto? Invece Vittorio Oi. Sì, mi ricordo, però non mi ricordo il nome con chi ha fatto. Io. Non mi ricordo con chi ha fatto. Oh, Abute, te la maglietta, eh? Eh certo, lo sai che ti aspetta. L. No, mi sto a fare i pesi pure Excel. Dai, giustamente. Per maestro. Bella. Sì, sì. E questa da, tocca mettersela bello. Quando stiamo in diretta, tocca metterla. Eh certo, ce l'ha fatta apposta. Un attimo dopo, sto a fare i capelli. Wow, Buccetti, ti fai pure il look, Buccetti. E certo, Qui tutto live, tutto là. Ah, ok. Ma che vuole i Siri qui con l'orologio? Mamma mia. Raga, una dei pezzi, una delle figure di merda più brutte che abbiamo visto in vita mia. De chi? De Ruki. Mamma mia, mi ha fatto incazzare oggi, Buccetti mi ha fatto proprio incazzare. Cosa sta a vedere prima Pasqua? Però Pasqua te torna a ripetere. Però ho sbagliato con Matteo perché cioè, no, tra ma virgolette... lo so, ma ti ho scritto subito in privato, ma ho capito, ti ho scritto subito in privato, ho parlato con Betto, mi fa anche con il ragazzo che era entrato, quello della nazionale, faccio raga. Vabbè. Ah, cazzo, dico io, c'è un profilo del genere, ma se una mamma ha voglia di mandare un ragazzino a fare pugilato e vede una cosa del genere, non ce lo manda più. E se fosse successo qualcosa, arrivederci e grazie, raga, il pugilato già... Dico io, no, ma porca miseria! Davide, può fare tutte le live che gli pare, può fare quello che gli pare. Hai ragione su sta cosa, però uno è libero da fare quello che gli pare. A mamma però dopo si deve informare, deve andare da chi... Chi ha figliato, chi ha fatto tanta esperienza, chi... Buccetti, dimmi una cosa, il pugile imbattuto che si è ritirato, che il giorno dopo si è svegliato e si è dovuto operare, quello napoletano ha dovuto smettere di boxare, quello a Napoli, non so chi, come si chiamava per via di uno sparringo di un match? Ma no, napoletano, Cinciarelli. Ah, Perugino! Bravo, spiegalo, non so cosa fosse successo, ho sentito qualcosa, però... In un match, se ne è accorto, se non mi sbaglio se ne è accorto Kerchi che stava male. Sì. Raga, per questo mi incazzo, non scherziamo su queste cose, porca miseria. E su fumo, dai. Ha capito, Ciupa? E questo è il problema, che pensano di aiutare il pugilato con queste cose. Proprio questo è il problema grosso, che pensano di aiutare il pugilato così. E poi c'è gente che si incazza con noi quando abbiamo per culo sta gente, capito? Che i difendono pure, perché mi sono arrivati dei messaggi in privato che i difendono pure. C'è gente che però ci fanno visualizzazioni. Cioè, regà, ma di che cazzo state a parlare?
così Leonardo, faccio la live. No, io te l'ho detto, Buccetti, l'anno scorso ho preso il capo da Giorgetti, ho avuto mal di testa 2 giorni e questi scherzano tutte cose. Oh. Purtroppo Pasquale, questi sono quelli che vanno a far vedere i divulgatori, come dice lui, no? Ma ci sta a fare il divulgatore, ok, ci sta, però come ho fatto l'esempio io, quando un ragazzo si comporta male in palestra o magari si iscrive in una palestra e vuole fare danni in giro, che fa la prima cosa l'allenatore? Se è un allenatore serio lo manda via dalla palestra, come bravo, fanno i ragazzi. Ok, questo è un esempio. Ci sta che tu voglia fare il divulgatore, però fallo nel modo giusto, altrimenti io ti sbatto fuori dalla palestra lo stesso, perché dopo, come la penso io, anche se magari uno dice ok, non c'entra niente l'allenatore, un amico, ma ci vai di mezzo pure te, perché ti vengono a dire perché lo fai entrare in palestra e la gente non ci arriva a ste cose. Io conosco Matteo, un bravo ragazzo. Matteo penso ma che... lo so, l'ho visto, lo conosco da anni a Matteo, che andai a combattere da dilettante da lui quando nella palestra lì a Parma, e ti parlo di secondo me 10 anni fa minimo, Però porca io... miseria, questo non capisce, questo ci scherza ancora e si manda ancora in live, dice io pratico come sport da 13 anni. Come stava di prima Alberto, se succedeva qualcosa di grave con chi se la prendevano? Con tutti noi, con tutto il movimento pugilistico. E perciò perché mi sono detto porca, ma questo è scemo veramente, questo non sa. Io le chiamo appena fatto, cioè, posso riavvicinare persone allo sport e si fa ancora il cretino in live, vabbè, ma va bene così. Gia 16, non credo che Matteo, penso che manco lo sapeva che doveva fare questa cosa. E no, poi uno, lo sapeva ma non sapeva dove. Non sapeva dove. E poi uno, quanti anni c'ha? Lui ha 30 anni, quanti anni c'ha? 30 anni. Oh, regà, ma perché è inutile che segnalate la live, braga, eh? Ma nessuno sta a fumare. No, io non so. Stanno segnalando la live, bravi, eh. Nessuno sta a fumare. Uno poi a 30 anni, quanti anni c'ha lui, non lo so, ma fa come gli pare. Però penso che Matteo gli ha pure sconsigliato da quello, da come ma comunque... sicuramente, no? Sicuramente è normale, no? Però uno per fare hype fa questo, per fare i follower fa questo, come si dice a Roma, chi va Cristo lo prega. Domani mattina magari c'è il rischio che si sia il bote, e dopo si mette sicuramente. Mister Nonne, l'abbiamo detto che lo sparring doveva essere fermato immediatamente dopo che è andato per terra la prima volta, perché succede questo nelle palestre pugilato, che se vai per terra il maestro ti ferma immediatamente, non ti fa proseguire. È vero, capito? Sia a livelli amatoriali sia a livelli più importanti, quando si va per terra il maestro ferma subito. Anche perché non c'è niente in palio, che stiamo a fare? Perché mi sto a fare i capelli, stanno a segnare. No, va a salute. Vabbè, tanto non c'è niente da fare, non possono bloccare né parolacce, non possono fare. Comunque penso dopo adesso, dopo oggi, penso che la gente si fa un po' dei ragionamenti Ma perché? Ma prima non si poteva fare? Penso di sì, Alberto. Cioè io mi chiedo questo, cioè, ma perché? Ma prima uno non era così consapevole di capire o non capire, cioè c'era bisogno di vederlo. Marco, niente, basta che vai sulla pagina di Fighters Life e vedi o sparring e capisci tutto. Sì, ma infatti non cambia nulla e continuerà. Ma io continuerà. Il problema è che la gente c'è, lui dopo sta buffonata sarà ancora più felice di essere insultato. No, raga, non lo so, ti giuro su Dio. Ma è statico, queste gli piacciono le botte, secondo me. Me ne ti ricordi a te quando a quel video ha detto no, Petrucci non lo conosce nessuno. Ma bravo. Bravo. Ma adesso lui lo conoscono perché ha fatto sta figura di merda, se può dire. Sì, come no?
Sì, Pippo, però cioè, il discorso è la gente che va dietro, sì, ma chi va dietro? Cioè, se tu Ma chi c'hai ti va 100 dietro? Lo persone, prendono e basta, eh. se c'hai 100 persone che ti vengono dietro, di cui 99 ti insultano. Ma come sto? Solo chi i baffi? Pari Marco Paolini. Senti Alberto, pure lui, pari Marco Paolini. Porca Ma miseria. Fabrizio. Bucè, lasciati i baffi. Stanno scritto. Ma è meglio prenderla a ridere, beh, è meglio prenderla a ridere. Ma che cazzo ce ne frega? Bravo Pasquale, bravo Pasquale. Ma fate come cazzo vi pare, nessuno vi obbliga a fare niente, fate come vi pare. Oh. Comunque, certo che ognuno può fare come gli pare, ci mancherebbe altro. Ma insomma, Come questo, quando ce ne frega. Pasqua, aspetta una cosa, quando il tuo far come te pare non crea nessun problema agli altri, può fare come ti pare. Quando il tuo vuoi fare qualcosa e fai qualcosa e poi crea problemi agli altri, non è così che funziona. Io fortunatamente botte adesso. Ciao, regà. Ciao Fabio. Papà. Beseguo sempre, pure se un faccio pugilato. Però se amico Bocetto, no? Mi dà qualche lezione, ci cioè vado a paio con Rocky a 3.000 ripresa. Se rimane in piedi, io ho 56 anni, se rimane in piedi gli do 3.000 riprese, ma deve rimanere in piedi però. Mi prepara Bucetto, ci vado Bucetto. Dai, Ci siamo? no, può venire, amico. Sto a Mazza, casa come sta fresco, purtroppo. bu. Eh? Mazza, come sta Oh, pari fresco con sto pischiere, oh, taglio. mo manni pure a me sto ragazzo. Mi No. ammappa pure a me, sì. Allora. Guarda come faccio schifo, so 2 anni che non mi taglio niente, né capelli né barba, ma a parte la donna mia mi ha rovinato, tiè, da una parte lunghi, da una parte corti, mi A moda ha nuova, da una parte massacrato. lunghi e da una parte corti, vero, bu? Sì. E Sì. Addossavi chiuso, sì? sono chiuso a Bignanove Ma prima che stavi chiuso? io. No, 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 quelli erano altri tempi, mi sono fatto il tour d'Italia, lascia perdere. Dove? Parliamo di altro. Ah. Ho girato, ho fatto Milano, Napoli, Roma, tutte e due. Vabbè, a Roma gli fanno bene i Civitavecchia, calciatori, tutte e due. dai. Gli vanno bene a Roma i capelli, dai. Sì, ma è dappertutto i fanno, ci stanno i pischelli che si sono parati, c'hanno la macchinetta. Oso. Però a casa ce l'ho pure io la macchinetta, ma non siamo capaci di farne le buche. Lascia perdere. Mi tengo così. Vabbè, non stai male, sì. Comunque testa avanti, ma quello è gonfio davvero, ma quello gli ha menato per sul Ma gli ha serio. menato Non sì, eh? stavano a Pasparichi. E che gli ha menato per finta? Ma giusto, che Quello sta 3.000, oh, bene, quello che 3.000 sta ripresa gli bene. ha dati, ma gli ha dato pure 3.000 cazzotti però. Ha fatto bene. Ma così capisce la Ha fatto differenza tra i bene, Fabio, ha libri. fatto bene. Oh, Cosa che Giulio! c'è, cosa che c'è, regà? Cosa che c'è? Che se metti caso se faceva male quel Arbe, sì, coglione. Arbe, questo è un altro dei nostri, vieni qua. Vieni Che qua. è, ragazzi? Giulio, Ma questa fuori la palestra, sta. Non vuole venire. vieni là. Comunque, adesso avanti, se quello si faceva male, l'altra volta, vedi i pugili, la colpa è di pugili. È come quando quei due quando hanno ammazzato quel pischello là che facevano MMA. Ha capito? Vedi, Sì, lo usano le dicevo arti prima, sì. marziali fuori da ring, di qua, cioè, ormai ce l'hanno con questo cazzo di pugilato, con questi sport, quando invece c'è sta gente che pensasse al calcio, che domenica prima di scendere in campo se pippano tutte le strisce del campo, a ricorda di Maradona, a ricorda di Bruzzo, a ricorda di Caniggia, te do poi i nomi di tutti, ti faccio. È bello. Cazzo, qua fa incontro di pugilato, io ho visto perché sono amico pure di D'Armando Casamonica, io incontri cioè, quando ci potevo andare mi andavo a vedere tutti, tutti, di Sarbini, di Casamonica, di Sirbio, mi sono visti tutti, di Bucetto, ci cioè, sono stato pure quando ha combattuto, una volta ne ha combattuto, ha fatti quanti in piazza Bucetto? Sì. A San Basilio. Sì. Così, non era un campionato, era solo messa in esibizione. No, era messo un match era. Era ufficiale? Sì. Ah, Quante persone no, me lo c'erano? sono visto. Quante persone c'erano? Era pieno, Senza era pieno. social.
Sì, era pieno, era pieno, era pieno. Vabbè, ma te te conoscono tutti, a voglia che quello dice chi lo conosce. A te se te conoscono è perché capiscono cazzo e pugilato. Io penso che te, io penso mica perché te voglio lecchiare il culo, però penso che una pagina di incontri ce l'hai, eh. Ha fatto con È un tutti. pezzo di storia del pugilato, Oh, hai fatto con tutti, papà. tranne che col vicino di casa, per essa ha combattuto con tutti. vabbè. Fabione, chi è? Giangi, Giangi zio, ciao Giangi. Però dico io, Fabio, scusami se ti interrompo. Meriterebbe avere un profilo del genere Alberto o Buccettissimo o Yuri o Simone o Mirko Scrocchia e non quell'elemento del genere per me come la penso io, eh. Ma Ascolta, scusa una cosa, quella ma scusa, ora persona. faccio una domanda, no? Ma Giovanni, hai visto quando fa qui Vittoria? Certo, Quante dimmi. persone lo seguono? Giovanni, dai. Mi mancano sei Ma mesi, poche Giangi. rispetto a questo. Ti fa Sei capire la 7 mesi e sono differenza, ti fa finito. capire proprio la gente come sta. Sei 7 mesi, poi Infatti, vado a rompere cazzo a Buccetto in palestra, mi vado allenato. sono Almeno d'accordo faccio con qualcosa. Bucetto, ma questo è un discorso che avevamo già fatto. Già Un campione del fatto, sì. mondo come Giovanni De Carolis, ex campione del mondo WBA, 24 volte pentitolo, ha Bravo. combattuto 24 volte pentitolo, chi lo segue? 50 persone, 100 persone, 1000 persone. Un personaggio che non ha mai combattuto e che fa queste figure di merda lo seguono 10.000 persone. Allora è questa la Ma differenza. quello non ha mai combattuto perché quello non è manco il Però dico io, magari pugile fa abbiamo. quello. Quello secondo me mai manco il pugile fa. Perché io ho visto come si mette pure in guardia, c'è il fegato scoperto. Quello gli ha dato due o tre No, no, crocche sul aspetta. fegato. Fabio, me lo definì. Albe, esco un attimo, ci stanno i genitori. Vai, vai, vai. Dopo. Non lo Ciao, defini, ciao. facciamo una cosa, non lo definimo manco pugile e manco uno appassionato, che magari abbiamo per Bravo, culo chi è io vedi, per pugile e esempio, abbiamo io. per culo chi è appassionato. Per esempio, io sono appassionato, non ho mai fatto il pugile, però io da ragazzino mi andavo a allenare a cosa? A Eusebio Flaminio, sotto c'era la palestra dei boxi. Bravo, che facevamo i Andavo rigidi là, là. pensa. Oh, io andavo là, pensa. Lo sai chi c'era, chi veniva a allenarsi? Tu ricordi Rocca? Per Come pugile, Rocca, quello secco, no? il napoletano, che era napoletano. Come Quello secco, secco. Veniva là e c'era quello che assomigliava al secondo de Rocky. Hai visto Rocky, quello che faceva il secondo all'angolo, che era sordo, no? gli assomigliava, era uguale a lui, un vecchietto, ti giuro, c'aveva una castagna che spostava il sacco, gli faceva fare di qua e di là, oh. E c'era avuto 70, 75 anni. Sì. Poi vabbè, mi Ragazzi, se sono uno mi buttato rilascia su. da fuori, sembra essere in Rispondo bitù, al si dirà commento, ma non è Riccardo, invidia, Riccardo, Riccardo, non è sì. invidia. Siamo talmente invidiosi che queste figure di merda le lasciamo a lui. Pensa Dai, quanto siamo cura, invidiosi dai, del non suo ti profilo. scherza su queste cose, no, ma Riccardo, veramente, Riccardo, dai. guarda, sinceramente, Riccardo, qua io sei non so, a stato. parte che non sono proprio invidioso nella vita mia di niente e di nessuno, anzi, se un ragazzo arriva e faccio i complimenti e poi ti dica Oh, la verità, a poi me me Alberto lo gira del col culo Ferrari, io dell'immagine qua che si Alberto. dà. No, ma mi ero del culo dell'immagine che si dà al pugilato, per il resto, che anche abbia Bravo, 100 milioni di follower, bravo, bravo, è quello che stavo a dire. è una cosa sua, va bene, però non parla di pugilato. Ecco, questo ci No, dà ma puoi fastidio. anche parlare di pugilato, ma non parlate di persone, non di Bucetto chi lo conosce, ma chi te conosce a te, che sei a Milano, ma chi te conosce, che se vieni qua a C'è Roma, solo da imparare te menano pure i ragazzini. e da Ma queste parlate, quello. persone. Oh, io non ho mai giudicato un pugile, perché ognuno ha lo stile suo, porti i corpi al modo suo, ognuno sceglie la carriera come la vuole fare, se la fa per i soldi combatte Bravo. pure con gente più grossa di lui, se la fai per diventare campione del mondo ti devi impegnare in un certo modo, campione europeo in un altro modo, cioè ognuno la fa nel modo suo, però io non mi permetterei mai di dire chi lo conosce, di forse è buono un buon ricordo, già è una cosa diversa. Ma che tu, uno che ha Ma non fatto è 3-4 giusto. volte per l'europeo, gli dici non te conosco. Ma dai, su, Vabbè, alla tu del ma pugilato proprio, non ci capisci una minchia. Per bravo. Ecco, hai risposto te. me è quello. Rocky è un incassatore, sì, de Io follower. comunque gli ho dato un consiglio, basta fare un'occhiatina perché meglio un'occhiata in più che
che piagne poi domani, quindi io No, consiglio che di poi guardarlo. quello penso che era sotto categoria, cioè pesava pure di meno. Pensa se fa85. compari 30 categoria kg in meno. invece di fargli Madonna, ma qua gli è spostato il naso su orecchi. Ma infatti quello che continuavo a dire è che se fosse stato pari peso se sarebbe fatto molto male, E certo, ma tu mannappa con Bucetto, mannappa con Coso, con Davide, con eh. Allora, Kevin, io vi dico una scusa, cosa. mannappa con Kevin, con questa gente Allora, qua. ci sono gli sport che si possono fare anche se uno non l'ha mai fatto. Prendi esempio il paddle, pina racchetta e ti metti a giocare a paddle. Sarai uno schifo da guardare, ma ti diverti e fai il paddle. Il tennis, il basket, il calcio, tutto quello che volete. E il Certo. pugilato e gli sport da combattimento non si possono improvvisare. Perché nel peggiore delle ipotesi, come in questa situazione, anzi nel migliore delle ipotesi, vai per terra. Nel peggiore delle ipotesi, va all'ospedale. Quindi giocate a tutto, ma non Certo. giocate a far pugilato, non giocate a fare sport da No, combattimento, perché vi fate però male. perché l'ho incazzato io? Non ti dimentica quello che ti è successo a te su ring, eh? Con Appunto, dico, ma Cassotto lo dico Capretti. perché io lo dico perché mi è Sei successo. professionista, e sei professionista. Io lo dico perché a me mi è successo. Io vorrei che i Apposta. ragazzi non succedesse semplicemente questo. E tra l'altro a me mi è successo durante un match, quindi ancora, cioè, tra virgolette. È un discorso che comunque io mi allenavo, combattevo, facevo tutti i giorni, è un discorso. Tutto qua. Pensate se non uno che non Comunque, si allena, non piega cazzotti, non è vabbè, abituato, perché poi non poi non la riesco a testa si abitua capire. a piega cazzotti, la faccia si abitua a piega cazzotti, cioè No. bene o male quando fai tante volte a cazzotti, cioè il corpo pure si adegua a quello che fai. Tu pensa che non Certo. sei manco adeguato a fare quello che fai. Comunque adesso addio, Albe, che per esempio già che hanno fatto senza caschetto, che lui ne manca un Bravo, professionista, bravo. e poi senza caschetto, no, io questa è un'altra stronzata che ne esiste, da cattivo esempio, io conosco ragazzini che a 15-16 anni in palestra già vanno a combattere senza caschetto, c'hanno la frenesia di salire su ring, capito? Black, Per non me è non è così che così. funziona. Black, non è Che così che vanno in funziona. Sono step. grandi, e grossi e vaccinati, è vero, sono affari loro, è vero, però poi, se succede qualcosa, il giorno dopo leggi pugile sui giornali, pugile, tragedia sul ring e tutto il movimento ne risponde. Noi, sinceramente, ce lo diamo Ma pochettino, ma sì, ma pochettino, tu che perché sei magari ci scritto sono a ragazzi pederastone sempre? che se vanno il culo per portare avanti il suo sport e poi devono essere paragonati a gente così. Piano, piano, non è che so affari loro, so affari loro se non si ripiano e se vanno menato, cazzi loro. Quando fai su un quadrato, quel quadrato per noi è sacrificio, per noi è sudore, per noi è rinuncia, quel quadrato per noi è come un tempio. Tutto qua. Ma è quello che dico io. Ma pure che gli hanno permesso, come ha detto te, dopo la prima volta che è andato per terra, basta, stop. Non sei all'altezza, è inutile che vai avanti a papà, per farlo massacrare. Cioè, boh, non lo so, o c'era il giro dei Silvio, sordi i pugili dietro, non lo seguono e te lo posso garantire perché molto probabilmente, guarda, ci scrivono in tanti, qui partecipano in tanti e tutto quanto, e sono d'accordo, ma a me mi preoccupa chi non è pugile che lo segue, non è il fatto che perché il pugile sa che bravo. cosa sta vedendo, il non pugile non sa cosa sta vedendo, questo è il problema. Cioè, se a Pasquale gli fa vedere il coscempio, si mette a ridere e dice sono due buffoni. Se a un bambino gli fai vedere, si gli fa vedere qua cosa, si pensa che qui questo pure, allora dico, ah, questo è il pugilato, ma non è così. Vabbè, dai, ma qua su TikTok già sta pure quell'altro, il poeta di strada là che doveva venire a Roma, sfidava tutti i fighters di Roma, ma c'è venuta a cercare qualcuno, infatti quanti con qualcuno. Fabio, però il poeta delle Questa. strade è un personaggio e lo dice pure lui. Ma sì, però voglio dire, no, tanta gente poi dopo ci credi a queste cose, capito? Ci credi ai pinti litigaggi con 17-20 Guarda, gente, Paolo con ha il scritto una cosa brasiliano. giustissima.
Guarda, Paolo ha scritto una cosa giustissima. Chi è che lo fermava? Non c'era nessun esperto di pugilato che sapeva valutare la situazione. Bravissimo, Come no, Paolo, c'era il maestro. hai Perché centrato c'era proprio il punto, che lì in quello sparring non c'era un maestro di pugilato che stava come lì e che sapeva. quello vestito di nero non era il maestro. No, era uno che hanno preso là e che gli hanno fatto fare Ah, io pensavo che era il maestro, scusa, perché se sentivo pure l'arbitro. No. che strillavano mena sotto, No, e no, qualcuno no. all'angolo ci stava. Dov'è? Ma Andiamo vai, l'arbitro. Pasqua. Vedo che saluti, Pasqua. Vincenzo Papale, un amico di Napoli che loro. Lui aveva a che fare con tutti i pugili di Marcianise. Se fosse stata del genere si sarebbe incazzato veramente. Certo, ma guarda che io credo che ha detto bene Meno Alberto, male. che è pugile, quei personaggi li segue proprio, non gli servono, capito? Non gli serve, lui che Mario, parla di guardate il voi, video non sul siete voi qua che che abbiamo parlate di lui. messo su quello scempio che è successo oggi pomeriggio. Guardate il video qua, l'ho messo Vincenzo, su non qua deve in terza live. succedere, si sono date al ring senza fare pugilato. Vincenzo, 30 kg di differenza, una live e il ragazzo che per fare il buffone e la sparata per i follower è andato giù almeno 7-8 volte con la scatenata di botte e c'ha un ematoma in fronte, no? Che deve Allora, succedere? Chi ci rimette? una Vincenzo il cosa, pugilato, no? Di Nanni dico una cosa, che Stana, dopo aver fatto tutte quelle cose là è entrato qua in live con tanta umiltà, e l'ho sottolineato anche su un video, con tanta umiltà, quel ragazzo, che poi l'abbia fatto per paura che gli togliessero il tesseramento, quello che volete voi, però l'ha fatto, ci ha messo la faccia, è entrato qua, ci ha messo la faccia, io ho semplicemente detto una cosa, scegli se essere un TikToker o essere un pugile, le due cose non vanno di comune accordo e lui ha scelto di fare il pugilato. Ma vedi, non è neanche quello, Alberto. E come lo fai il TikToker? Perché se tu pubblichi un tuo incontro, come ha fatto Di Sirpio, come ha fatto Armando Marco? Casamoni, Aspetta, come non hanno ho fatto capito quasi una tutti. cosa, non dovresti neanche stare nelle due live, cioè non ho capito, Marco, fammi capire. Ma ha scritto una, mi ha preso un colpo pesante. Sì, per guadagnarmi il rispetto delle persone. Io da Super Piuma l'anno scorso ho accettato in 2 anni 2 match da Super Walter e l'anno scorso ho preso un KO da Giorgetti in diretta nazionale e mi ha fatto Ah, male la ok, testa Marco. per 2 giorni, Guarda, raga. Marco lì, ti dico la verità, è entrato qui Rughi diverse volte, è sempre entrato con umiltà e siamo sempre stati in contrapposizione. L'ultima volta che è entrato, e c'era penso anche Pasquale, non so se stava in live o comunque, lo È abbiamo nudo. distrutto. Io personalmente gli ho detto che io per lui non nutro nessun rispetto, senza per hype o per una. Io personalmente gli ho detto tutto quello che penso su di lui, però io l'ho detto in faccia. Anzi, poi quando lo vedrò a Milano, io ribadisco pure a Milano. Quindi non è che, ecco, Kevin c'era, quindi alla fine è uscito lui, perché gli ho detto che per me lui, no, col pugilato niente c'è, io non è che gli amando a dire, cioè, sinceramente non è che c'ho, Sì, ma che mi non per interessa. imparare, ok. Ma sì, ma Io, infatti anzi, lui, abbiamo pure il mese litigato. prossimo. Ma io continuo a dire che uno può fare tutto e due, il pugile e poi fai il TikToker, però quando fai il TikToker lo fai in un modo che non parli dell'arte, parla delle tue esperienze. Siccome lui esperienza da ringhe non ce l'ha, si è visto oggi con uno che pesa 30 kg di meno, ti sei fatto fare ematoma e non sei riuscito a tirare un cazzotto, che è un cazzotto che penso che lo tirerebbe pure mi via, nonostante c'ha 10 centimetri di unghie, o graffiava in faccia, ma un cazzotto gli aiutava, non sei riuscito a dare un cazzotto, ancora e poi parlate pugilato. Ah, sì, non del pugilato, dei pugili, che è diverso. Questo è il problema, E capito? vuole insegnare su TikTok, vuole insegnare pure. Allora, il discorso è questo, Marco. Il discorso è che tutti possono parlare di pugilato come tutti parlano di calcio, come tutti, voglio dire, da appassionati si può parlare di pugilato. Il problema diventa È dove? normale, ho Quando tu capito. vuoi insegnare qualcosa di pugilato. Questo è il problema. Cioè, Bravo. questo è il problema, no?
Cioè, che può tu fare fai più, pugilato può fare meno, buttissimo, massaggi. cioè, nel senso che io posso dire, Pasquale, pugilisticamente non Possono mi far piace o non loro, mi Pio, ce lo piace. imparare, cazzo. Posso dare un consiglio, cioè posso dire la mia su come io penso, come mi piace a me il pugilato, ma questo non significa voler insegnare il pugilato, perché non sei all'altezza, ma neanche dall'allacciarti le Ma qua l'altra volta è scarpe. entrato quello, come si chiamava? Petto di pollo, ha detto no, sono andato là per chiedergli dei cosi. Ma come, No, c'è cioè, il vabbè, maestro tuo? lascia perdere, lascia E cioè, perdere. vai a chiedere cose a quello? Sì, no, Cioè, io lascia buono, perdere, parliamo d'altro, ti prego, per favore, perché sennò mi ricomincia a mandare 5.000 messaggi, ti prego. no, no, vabbè, scusa che sto su Ormai alla hanno live visto qua. che Un non mi piace, ci giorno lo mancherebbe, incontri. no, 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 ci mancherebbe. Un giorno se lo incontro, glielo dico di persona. Cioè, quello è Hanno cambiato vinto se il rapporto rispondo. nobile, oggi è stato disonorato. Regà, no, non è nobile il pugilato, che scherzate, user, non è mica, hanno detto che manco è uno sport nobile. Lasciamo Una volta era uno perdere. sport. Una No, volta lo no, ma in chiamavano uno generale sport hanno fatto nobile. un video che per smantellare la noble art, che non è una, cioè, ma vi rendete conto a che cosa, cioè, per visualizzazioni sarebbero pronti a venne chiunque. E questa cosa mi fa ancora più schifo. Cioè, tu sei nato Sì, contro ma la dicitura ce noble art lo per far farebbero vedere che mettere cosa. dietro, per visualizzazione. A Bravo voglia, a voglia, a voglia. I Pasquale. maestri servono, Bravo ci stanno Pasquale. insegnanti online, Kevin. Ormai non serve più a Fabio, io dico nappa. le cose che hanno, a me io le devo dire. Io le dico, non mi interessano. Arbe, durante il giorno, perché non fai 2 o 3 ore in diretta dal ring e fai durante lo sparring, fai vedere come si portano i colpi, fai lezioni in diretta su TikTok. Ormai non Vuoi sapere perché non lo faccio? serve Perché più a... penso. No, ma Ormai io non lo faccio sinceramente. Ah, perché non sono se all'altezza. senti lui, non serve più a nappa. Ascolta, io invece so di un'opinione. Vuoi imparare il Là. pugilato? Entra una palestra, impari del pugilato e socializza, che è quella la prima cosa. Impari a socializzare e non a stare dietro a uno schermo. Perché la palestra è l'unico posto dove è rimasto ancora che si può socializzare, come tutta l'attività sportiva. Due, ci stanno i maestri per imparare il pugilato. Non so io non so nessuno. Io posso imparare, ma non posso insegnare. Con tutto che ho 42 incontri da dilettante e 3 da professionista, io non posso insegnare a nessuno. Io posso solo imparare. Quindi, ti dico la verità, non è cosa che compete a me. Quando diventerò un giorno, Normale che se poi mi pare di andrà, spesso a se poi mi specializzare in andrà bene, se amicizia, diventa in tante tecnico. cose. Ma guarda, vedi qual è il discorso? Tante volte si insegna alcune cose senza neanche saperlo. Cioè, magari tu stai a fare una cosa per conto tuo e viene uno e trae insegnamento da quello che stai a fare. Non è che uno Vado, deve per forza Pasquale, diciamo, visto partire ora il e gli insegni qualcosa. capoconsulente. Ad Sì, raga, esempio, è il capo. il lavoro mio è il cuoco. Tante volte mi guardano cucinare e ti fanno le domande e si imparano a fare la frittata. Cioè, capisci che te voglio dire? È Zeleno, così. chi è che se lo ricorda Zeleno? Io sì, eh. Chi? TikTok è Zeleno fu pericoloso. uno che andava a sfidare tutti, è andato a insultare Wilder in una palestra, ha preso una Ho scatenata visto. di botte. Vabbè, ma Questo è quelli insultare sei Wilder. supereroi, Albè. Quelli sei supereroi, Albè. Guarda Marco, amico mio, non lo so che palestre erano, sinceramente non lo so. Ti dico la verità, Era non lo Mandone, una cosa del so. genere. Non lo so, guarda, non lo so neanche, guarda, è L'ho l'unica cosa letto che su non ho Ring, c'era visto. scritto su Ring. Mandone, una cosa del genere. È l'unica cosa che non ho visto, ma tra l'altro la federazione pugilistica in questo caso non c'entra niente se non per un discorso, perché Rookie è tesserato e qui poi bisognerà vedere determinate situazioni. Comunque, io dico una cosa, regà. È pure tesserato. Perché c'ha incontri all'attivo. No, è tesserato. Essere tesserato non significa che ci incontri. Tesserato è tesserato. Oh, Cioè, ciao tesserato, tu Alessio. parlate, se fai... Io posso fare l'iscrizione al pugilato senza essere pugile. Sì, come amatore. Come amatore, eh? Buona sapere. Sì, cioè, ma te devi tesserare. Se entri in palestra, te Sì, devono ma... tesserare. Amatoriale, ma te devono tesserare. Ah, là, non sei tesserato dalla No, federazione come pugile. non è agonista, Come no, non è agonista. bravo, Agonista, come no, dilettante, l'agonista, come no, partecipante. come
come, no, non è come partecipare, sei tesserato come amatore, può fare, pensa a gym box, con certificato appropriato può fare gym box, e poi fa allenamento, poi A fa me cos'è che mi sparring. piacerebbe fare? Mi piacerebbe fa la preparazione al pugilato, Come si fa? saltare a corda sul sacco. Cioè, esiste ancora il sacco quello. C'è ancora, c'è prima c'è stato quello in palestra. Mamma mia, quando lo Certo. piavo mai, io. La Quello palla è quello legato francese. che. Quello è quello legato che la cosa, che i lassi quando lo La palla piavo mai, gli francese. davo un cazzotto, poi il piano gli devo pure appresso. Comunque, Raga, io secondo me lo io mi devo sport è più salutare per perché sei più. cinque. Quello più completo è il pugilato, non c'è un cazzo da Mi ha fare. fatto piacere, Devo no? Spero che questa storia finisca perché basta. Raga, io spero che sia Vabbè. l'ultima live che Vabbè, dobbiamo ciao fare. Fabione. Io spero che sia l'ultima live che Parliamo d'altro, famo parliamo di a cose serie. parlare Vabbè, la dei live è tua, basta parliamo di perché. cose serie veramente. Oh, la corda non si esalta, lo dice No, manco se va a Rocky. Rocky correre, non si esalta. bravo. Non si esalta la corda. Oh, Oh, l'hanno abolita, no, nel pugilato la corda non c'è più. Poi c'è palla no, no. avvelenata. Poi c'è palla avvelenata. Aspetta, Ciao a poi che ci tutti. becchiamo stasera. Aspetta, fammi entrare un attimo Leonardo che sta qua, va, prima me ne vado. Ah, Leonardo Tocchetti. Madonna. Buonasera, signori. Bella Leu. Leonardo. Ciao a tutti. Ciao Leo. Considera che stavo a chiudere, l'ho Grande, vista a te e ho aspettato, 5 minuti. Finimo di chiacchierare grande, grande. 5 minuti con Però, Leonardo no. mi faccio. Ma no, Vabbè, era però entrato la giusto a faccia far del pugile, saluto. La faccia del pugile ti riconosce, tutti è nato sbiaggiato. La faccia da pugile ti Rocky riconosce, guarda Marciano, questo. Fabio, Fabio, guarda Rocky Marciano e guardalo veramente col nasone. Tutt'altro Guarda che roba, animone, dire. lo conosco da anni, Albe, lo conosco da anni tramite social. Ho detto appena c'ho Sì. libero vengo a Roma a trovarvi a tutti, appena mi organizzo bene ora, nei prossimi mesi. Dai, Leonardo, vuoi la voglio. aggiungere qualcosa Oh. pure Se te? c'hai problemi, Vuoi aggiungere te lo qualcosa sfido io. pure te? Vuoi aggiungere Su, aspetta, qualcosa che su state a pa suo su. sparring? Che devo dire, raga? Allora, se. Ma un po' la diretta che c'è stava anche Claudio, Kevin, prima l'ho seguita un pochetto, no? Che giustamente, cioè alla fine so amatori che fanno sparring alla fine, secondo me. A manco. Non, sì, ma non l'ho proprio seguita tutta la vicenda, ho visto che cosa ha preso le botte come al solito, però. Te ridi, io stavo godendo come un riccio, te ridi. Come al solito, no, stavolta ha preso bene, altre volte Tanto ne ha che prese di meno. cambiare. Stavolta ha trovato uno, Vabbè, oh. stavolta ha trovato uno che 3.000 gli ha dati dei cazzotti. Vabbè, Comunque. uno sparring. Come se ne vedono tanti. Il fatto è che essendo loro dei personaggi con tanta visibilità, tanti follower, ecco perché c'hanno risonanza. Però sono semplici sparring tra amatori, gente che non è esperta. Questo, posso dire giusto questo. Poi non me la sento di giudicare il tipo di persone, non me ne Ma frega manco pensa tanto. che c'entra, no, Pensa la se era persona. esperto Allora, quello. qui non si parla della persona perché non lo conosciamo, quindi cioè, non ci siamo mai mangiato insieme, non sappiamo manco chi è, quindi io sono la persona, no, io per carità di Dio, la persona è una cosa e il personaggio è Esatto. un'altra. E Se tra dobbiamo l'altro. parlare esclusivamente di come è andato lo sparring, hanno fatto uno sparring, due amatori, uno a meno da quell'altro. Cioè, sì, le cose sono queste. Basta. Io ci aggiungerei una bella figura di merda, però questo è quello che penso io. Ma sì, Oh. l'ho visto Oh, quello. Però, Questa è Leonardo, una sai che bella c'è? piccola. Però, sai che c'è, Leonardo, per esempio, ecco, la mancanza di caschetto, la mancanza dei guanti appropriati da entrambi, la differenza di peso, nessuno che guarda Sì, i quello è guanti, vero. nessuno che Quello guarda i è guanti vero. che se fa male qualcuno. Pronta a intervenire, quelle sono le cose Ma che quello noi non stiamo a necessita del contestare. caschetto, necessita la tuta da Juggernaut Rookie, quella lì di Call of Duty. No, vabbè, No, è come se l'avessero fatto, se fossero andati su un prato e bravo. che cazzo di Ma metterli? È non uguale. è così, Potremmo farlo Leonardo, pure su un prato a sto punto. non è così, Leonardo, perché tu stai dentro una struttura dove ci stanno tanti ragazzetti intorno a ringhe e stanno a vedere.
Oggi, ragazzetta, la prima cosa che ti chiede di salire su ring e fai i guanti pure senza caschetto, capito? Perché mo' andiamo da una cornata rotto, capito? Che le cicatrici, se le fanno apposta le sopracciglia, che le cicatrici, capito? Te voglio dire, No, e non è non lo così, è so, cattivo penso. insegnamento nei confronti di uno sport che per me è il mio sport al mondo e andrebbe pagato pure di Assolutamente più a sì. livello italiano, perché in campionato italiano c'è gente che ha preso 500 euro di borsa. Cioè, ma come fai? Ma Chiaro. come fai? Macchia, macchia a benzina, perché oggi è aumentata. Di andare a Raga, combattere a pezzi. non è che se uno c'ha il coraggio di fare sparring è un eroe, per me è un coglione, Ma cioè noi, se tu c'hai il ma coraggio non di salire parlare su. tutto il tempo di un ragazzo. Oh, Arbe, due sei cose. Io posso fare pure sparring con te, ma mi devi dare 10.000 euro perché i quantoni mi sono mai messi al primo cazzotto per sporni. Io ci vengo pure a palla, il coraggio ce l'ho, ma i miei soldi, no perché voglio dire che sono pugile perché ho fatto con te. Allora, Cioè, che Fabio, cazzo di scusami, ora ti ragionamento faccio è? un esempio. No, lo sai in America che quando chiamano i pugili a combattere contro magari certi di livello No, di no, non categoria, c'è per chi non lo rispetto per sapesse, coraggio. No, 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 se regà, vai in due fermatevi. round Non o c'è pensi di rispetto per buttarti il culo, sai coraggio. che alcuni pugili non prendono la borsa, Fabio, in America? Non No, pagano, no, no, rispetto per coraggio, non esiste rispetto per Scusa, coraggio. comandante, io ho Cioè, combattuto regà, con zero rispetto euro. Ci ha ammazzato a tutti la pandemia, pure agli Elite. Prima almeno 70 euro te li davano. Qua lo Uno ammazza, rispetto ma te lo qua hanno do qui. 80 euro. Ma quando? No, Uno 70, rispetto te lo 70 io l'ho presi Ma te dice 70 proprio euro. bene, Luna, io massimo che io a parte la maggior parte delle volte a babbo morto. Vabbè, ma ti fanno combattere. Siamo fortunati e nama zero. Massimo che ho preso mezza piotta o 30 euro da Elite. Io ho preso 100 euro ancora se, col caschetto e 3-4 volte, ve l'assicuro. No, vabbè, certo, dipende. A Firenze li ho presi su Comunque. quando andai da No, regà, Zoff e magari venne ha Stefano rischiato Zoff di essere all'angolo. deficiente, di no. Guarda che per me non c'è, io non, no, no, ferma, ha rischiato, cioè, per Dulai, ecco, ha rischiato la salute per due, ma abbiamo detto prima di Stana, abbiamo detto che è due volte deficiente perché ha rischiato di farsi male veramente, non sapendo far pugilato, quindi è due volte deficiente. Infatti, Quindi, Rughi, ma no. rispetto, il rispetto Oggi mi a sono che preso una cosa? bella. Dobbiamo rispettare che cosa? Il coraggio di che fa? Cioè, ci deve essere il rispetto del coraggio. Non lo capisco. Rispetto te lo conquisti dimostrando una serie di incontri fatti in un certo modo. Allora vieni rispettato nell'ambito e vieni cercato pure da qualcuno per fare lo Come sparring fai con te perché cognome, te la. Adriano? Chi è? No, Chi? Adriano Rei Ah, 87. Adriano è Sperandio. Ah, Ah addirittura. sì, cioè, abbiamo Che fatto i vuoi? guanti una volta, è vero. Non so se ti ricordi che dovevi fare con Giovanni, ma hai fatto anche due round a me. Adriano Che Sperandio. spettacolo! Raga, ma Sì, che pensate che qua ci stanno? grandissimo, Ma grandissimo, che pensate grande. che vi porto gente così qua? Che vi No, pensate? qua Vabbè. tu sarai No, per Sperandio è l'80%, fortissimo. Ci becchiamo. Ciao Fabio, 80% sono ciao Leo, tutti ciao a pugili, tutti, solo io raga. c'entro un cavolo. Ciao Pasqua, è stato un Ciao piacere. Pasquale. Grazie, stasera. Ciao, ciao. Qua girano tutti, prima è entrato pure Armando Casamonica, È qua entrato girano Mugnis, tutti. I Sarbini, Bucetto. è entrato Eh l'ex sì. campione del mondo Michael Wolf Magnesi. Regà, vi Tutti i saluto nomi. pure io Vabbè, perché devo andare regà. pure io. Vi Dai, saluto pure io. ciao ragazzi. Un bacione e vi Io ringrazio a do andare a tutti. portare giù i cani che ne fanno più, stanno a rompicoglioni da stamattina. Ciao Beppe, regà. regà, un abbraccio. Comunque sempre forza il pugilato, ma quello vero però, non quello di Sempre, TikTok. sempre. Ciao Dai, dai. regà. Se risenti.